Allora, vi dico subito, si sta preparando la diretta, noi siamo già su Facebook, Facebook è un po' traditore, quindi non importa, magari poi la tagliamo, Gabriele, questa primissima parte e comunque io credo che tra un minuto noi già possiamo dare il benvenuto a tutti quanti, sia su Facebook che che qui su Zoom. Allora, a posto, per ora abbiamo un bel affichage degli intervenanti, Federica Cominetti che arriva. Buongiorno a tutti, è mezzogiorno, ci siamo. Allora, siamo felici oggi di inaugurare questo ciclo di incontri che abbiamo intitolato Dibattiti sul dibattito, Débat sur le débat. E che fa parte di un progetto più ampio di ricerca, di creazione di un osservatorio del discorso digitale, che da qualche tempo, dall'inizio dell'anno, quindi dall'inizio del 2021, le università di Lille e di Roma 3 condividono. Allora, con Edoardo Lombardi Vallauri abbiamo creato questo progetto comune che implica una serie di azioni, tra le quali quella di incontrare colleghi di discipline diverse dalla linguistica per parlare di come le nostre discipline rispettive possano aiutare a sanare ad intervenire nella crisi del dibattito pubblico. Questa serie di incontri che si apre oggi, Dibattiti sul dibattito, proseguirà nelle settimane, nei mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma proseguirà anche oggi. Avremo un secondo incontro già oggi pomeriggio alle 16:30 con Massimo Airoldi, sociologo, che presenterà il suo nuovo libro sugli algoritmi. E la settimana prossima avremo una tavola rotonda di presentazione del progetto e un convegno internazionale di linguisti che si terranno, speriamo, a Lille. Noi ci contiamo e faremo di tutto per essere a Lille, ma che saranno comunque in ogni caso ritrasmessi online, sempre presso questi canali. Non ho avuto la prontezza forse di cominciare questo discorso in francese perché in realtà appunto il progetto è un progetto bilingue, un progetto binazionale. Avrei dovuto parlarne, magari scriviamo qualcosa, scriveremo qualcosa per dire anche a diciamo, le persone che non dovessero per qualche ragione parlare italiano, che tutto quello che viene prodotto in questo ambito, sarà tradotto in francese attraverso dei sottotitoli. Quindi nei prossimi giorni, tutto sarà, i prossimi giorni, le prossime settimane, i nostri incontri saranno registrati, messi a disposizione e tradotti attraverso la sottotitolatura di YouTube. Allora, oggi abbiamo l'onore di inaugurare il ciclo Dibattiti sul dibattito con una conversazione alla convergenza di filosofia, retorica e scienze cognitive. Allora, abbiamo intitolato questo primo incontro Decisione, persuasione, narrativa e linguaggio e siamo felicissimi di avere con noi gli amici e colleghi, ma soprattutto i bravissimi ricercatori del Dipartimento di Filosofia dell'Università Roma 3, di cui Mario De Caro. Mario, puoi chiudere, spegnere il microfono? Chiedo alle persone appunto che non stanno parlando in questo momento, per favore, di spegnere il microfono. Allora, Mario De Caro, l'abbiamo intrasentito, Francesco Ferretti, Isabella Poggi, Sofia Bonicalsi. Sono professori e ricercatori a Roma 3, ve li presenterò uno ad uno a breve. Fanno parte anche di un laboratorio di Roma 3 che si chiama Cosmic Lab, Cognition, Social Multimodal Interaction and Communication. Le loro ricerche sono
diciamo, il potere anche nell'ambito di questo laboratorio che è coordinato da Francesco Ferretti e Isabella Peppi. L'incontro in questo momento è aperto su due canali, cioè su Zoom e Facebook. I prossimi incontri speriamo potranno essere diffusi anche su YouTube. In ogni caso, questo incontro apparirà nella pagina YouTube che abbiamo appena aperto. Le persone presenti su Zoom, e vedo che cominciano ad essere abbastanza numerose, ma anche le persone su Facebook si sentono assolutamente libere di fare domande, sia nella chat di Facebook, sia nella chat di Zoom. Queste domande saranno raccolte da me e da Luca Gasparri, che mi aiuterà a distanza per problemi tecnici che non stiamo a dettagliare purtroppo, che mi aiuterà a distanza ad animare l'incontro. Come ci organizziamo? Ci organizziamo in due momenti. In un primo momento Mario e Sofia, Francesco e Isabella presenteranno un quarto d'ora ciascuno la parte centrale, il nucleo centrale delle loro ricerche, almeno negli aspetti pertinenti per il nostro discorso generale. Dopodiché ci sarà una discussione aperta tra di noi, ma anche con il pubblico, su elementi che verranno via via messi in evidenza. Voglio ringraziare i membri del progetto LindiNoM, a partire da Edoardo, ma vedo che con noi ci sono Rossana Ciccarelli, Federica Cominetti, Gabriele Marino che mi sta aiutando con la regia, la mia collega di Lilla, Giuditta Caliendo, che ha dall'inizio di questo progetto mi ha aiutata. Vedo e abbiamo anche Edoardo che è arrivato. Ciao Edoardo, poi ti invitiamo anche a dire due parole e se ti va ad aiutarci anche a moderare la discussione, se pensi più opportuno, quantomeno ad animarla. Ringrazio quindi, Tutto quello che c'è. grazie Edoardo. Quindi io ringrazio davvero tutti e direi che mi rimetto qui in primo piano ringrazio davvero tutti e direi che possiamo cominciare a presentare i primi due relatori di questa serie e di questo incontro, che sono appunto Mario De Caro e Sofia Bonicalzi, i quali ci parleranno dei limiti dell'autonomia umana nelle prese di decisioni e normalmente dei limiti cognitivi e delle possibili soluzioni. Mario De Caro e Sofia. Allora, Mario De Caro, io qui ho dovuto prendere, chiedo scusa, degli appunti, perché Mario, essendo un ricercatore estremamente prolifico, io non riesco a ricordarmi a memoria tutto quello che ha prodotto. Allora, Mario è professore ordinario di filosofia morale all'Università Roma Tre. Dal 2000 insegna anche presso la Tufts University di Boston, dove è regolarmente visiting professor. Si occupa, è conosciuto per i suoi lavori sul libero arbitrio, la teoria dell'azione, la storia della scienza. Ha pubblicato recentemente un volumetto sulla realtà che è estremamente pertinente anche per le discussioni che stiamo facendo in questo momento. Mi piace segnalare anche perché è pertinente per questo incontro il lavoro con Andrea Lavazza e Giuseppe Sartori, quanto siamo responsabili, filosofia, neuroscienze e società. Ha lavorato sui lavori sull'opera di Donald Davidson con un primo volume. Dal punto di vista dell'interprete della filosofia di Donald Davidson, ha pubblicato due volumi, sul libero arbitrio, l'altro sull'azione. Sofia è ricercatrice all'Università di Roma Tre, anche lei lavora in filosofia morale. In questo momento Sofia Bonicazzi sta focalizzando le sue ricerche sulla filosofia e le neuroscienze della volontà, dell'azione, della responsabilità.
È stata e tuttora affiliata all'Università di Monaco nel dipartimento, nel gruppo di ricerca di Cognition Value and Behavior. Io passerei direttamente a Mario prima, per coerenza tematica, e Sofia poi la parola per questa breve presentazione. Ok, Grazie. grazie Paola, Con noi. contenti di essere qui a casa nostra, ma anche con voi. Dunque, abbiamo diviso l'intervento in due parti. Io sostanzialmente dirò cosa c'è che non va e Sofia tenterà di dire come si potrebbe far andare meglio le cose. Condivido lo schermo, eccolo qua. Ok. Dunque, presentazione. Eccoci qua, qua levo le vostre. Eccoci. E questo è il tema che affronteremo. Dunque, questo è un po' il manifesto della la libertà individuale. John Stuart Mill: The burden of proof is supposed to be with those who are against liberty, who contend for any restriction or prohibition. The a priori assumption is in favor of freedom. Quindi la libertà individuale è la variabile indipendente, questa è l'idea, ok? Questo è quello che noi vogliamo dire. In primo luogo, ci sono due tesi molto diffuse oggi che a noi paiono sostanzialmente sbagliate. E aspetta che voglio togliere una cosa che mi... Ecco. Ossia l'assoluta preponderanza della libertà individuale di cui ho appena detto, e poi un'altra tesi molto diffusa che è quella dell'indipendenza cognitiva individuale, cioè il famoso pensa con la tua testa, che è tipico dei, per esempio, i conspiracy theorists, no? Quando loro ti vengono a dire che in verità c'è un complotto mondiale capeggiato da Bill Gates, oppure che l'uomo non è andato sullo, l'essere umano non è andato sulla Luna, oppure che eccetera, eccetera. E poi ti dicono: tu sei schiavo della scienza ufficiale, in verità pensa con la tua testa. E quindi c'è l'accusa di epistemocrazia, si dice, anche perché appunto la scienza da una parte non si capisce e dall'altra in verità è al servizio di qualche cosa. Queste sono tesi comuni. Quindi la seconda è diversa dalla prima, però ne discende perché in parte ne è normalmente legata, perché se la libertà individuale è la prima cosa, anche bisogna rispettare ciò che le persone credono e quello che vogliono fare della loro vita, le scelte che vogliono fare vanno sempre rispettate. Però questo si oppone, questo paradigma, all'idea che viene fuori dalle scienze cognitive, ormai anche dalla filosofia della mente e dalle neuroscienze, sulla capacità che noi abbiamo di conoscere noi stessi, nonché sui limiti cognitivi enormi che abbiamo, che riguardano appunto come dice, poi diremo più in dettaglio, l'ignoranza scientifica di base, in particolare l'incompetenza statistica rispetto, per esempio, alle prese di rischio, cioè dovuto anche a una frattura netta che inizia 5 secoli fa, ma adesso gli effetti si vedono adesso, si vedono fortissimi adesso, tra scienza e senso comune. La scienza va spesso contro il senso comune e chi non la conosce quindi ha tendenze molto forti a non accettarne le idee e le teorie. Poi c'è sullo sfondo, non possiamo parlare di tutti questi temi, ma si intrecciano, il mito della certezza. Ho sentito spesso dire questa cosa, la scienza non dà nessuna certezza. Quindi le teorie scientifiche sono buone tanto quelle che ho io. E questo naturalmente è un ragionamento fallace perché la scienza non dà certezze, ma comunque la migliore, ci offre le migliori spiegazioni e predizioni sul mondo naturale. Ci sono dei punti sulla comunicazione scientifica che spesso è fatta in modo inadeguato. E appunto, ci sono anche dei rischi effettivi di epistemocrazia, specie quando gli esperti scientifici vanno al di là delle loro competenze e pretendono di dettare pareri definitivi anche su cose che non conoscono. Questi sono tutti temi che si intrecciano. La conclusione sarà che pensare con la propria testa significa in primo luogo non pensare solo con la propria testa, e poi proporremo qualche via di uscita
dalla situazione attuale in cui appunto c'è questo conflitto che sembra insanabile tra l'idea del primato individuale anche epistemico e il fatto che noi siamo un po' un disastro dal punto di vista cognitivo ed epistemico, molto più di quanto ci piacerebbe credere. Un paio di parole ancora sull'aspetto politico. Queste sono tutte concezioni che hanno a che fare con queste forme forti di individualismo, libertarismo estremo, anti-egalitarismo, e c'è questo mito del will of the people, che è un po' un mito per varie ragioni, che hanno a che fare anche con la comunicazione, e per cui spesso le persone vengono convinte a fare cose che sono contro i loro interessi dal punto di vista politico. Questo tipo di concezioni hanno due pilastri, appunto l'assoluta preponderanza dell'individual freedom, e questo è lo slogan del New Hampshire, è una tesi, è il più importante degli slogan di tutti gli stati americani, ogni stato c'ha il suo slogan. Il New Hampshire dice live free or die, cioè c'è questo mito per cui bisogna vivere indipendentemente, e poi appunto collegato al think for yourself, l'indipendenza cognitiva individuale, che appunto è il fondamento della libertà individuale. Noi sappiamo, possiamo sceglierci i fini che ci pare, possiamo scegliere i mezzi per raggiungerli e nessuno deve interferire, almeno in casi estremi, quando la nostra libertà interferisce con gli altri, ma in tutti gli altri casi noi dobbiamo poter fare ciò che vogliamo fare, perché noi siamo i migliori arbitri per ciò che interessa noi stessi. Questo è Hayek, il grande economista, solo qualche citaziano, qualche citazione. Quindi la policy della freedom, minimizzare la coercizione. Questo è tipico, per esempio, di quelli che oggi, pensate a Agamben, questo viene anche da sinistra, Agamben o Cacciari in Italia, che protestano con alti lai sul Green Pass, eccetera. E questo lo vedete, qui c'è la stessa tesi che dicevo prima della indipendenza cognitiva da parte di Hayek, premio Nobel, non è l'ultimo degli stupidi, bisogna usare la propria intelligenza o conoscenza o seguire i propri scopi e le proprie credenze. E quindi questa idea del primato dell'individualismo, questa addirittura è la campionessa dell'anarco-individualismo, e che dice che bisogna accettare il fatto che non siamo onniscienti, ma fare gli zombie non ci dà certo l'onniscienza. Fare gli zombie vuol dire seguire quello che ti dicono gli altri, d'accordo? E perché questa tendenza a seguire quello che ti dicono gli altri distrugge la tua capacità di distinguere la verità dall'errore. E quindi l'accettazione di un'autorità, per esempio l'autorità della scienza sul tuo cervello, è qualche modo distrugge, self-destruction. È una self-destruction. So, quindi bisogna pensare da soli, bisogna andare avanti da soli, e questo è un mito particolarmente vivo negli Stati Uniti, ma che purtroppo si sta diffondendo anche da noi. Questi sono due. Quindi l'idea, il primo claim è che né il governo né altri gli individui, gli scienziati compresi, ti possono dire quali sono i migliori goals and values che tu poi dovresti avere, e poi non ti possono nemmeno tanto dire quali sono i mezzi per raggiungere quei goals and values, perché tu li conosci, d'accordo? Queste sono queste due tesi, ripeto, diffusissime, sono assolutamente in contrasto con quello che la psicologia cognitiva, le neuroscienze e l'epistemologia ci dicono sia sulla mente umana, sia in generale, sia sulle nostre capacità cognitive. Qui ci sono delle ragioni per cui pensare per yourself e pensa con la tua mente è un criterio assurdo. Innanzitutto noi in verità dovremmo, in parte facciamo e in parte dovremmo fare ancora di più, continuare a imparare. È una continuazione, ovviamente quando si impara perché qualcuno ti insegna qualcosa, un libro, una persona, un video, qualcosa, ma impari da qualcuno, non continui a pensare in autonomia sempre. E poi c'è ovviamente una divisione del lavoro cognitivo, ci sono tantissime cose che nemmeno Giorgio Parisi sa e deve far riferimento ad altri quando vive la sua esistenza. Quando prendiamo l'aereo ci fidiamo degli ingegneri che l'hanno costruito, quando prendiamo una medicina, credo che tutti ne prendano, anche quelli gli antivax, ci fidiamo dei chimici e dei dottori che l'hanno inventata. Quindi c'è una divisione del lavoro cognitivo che è importante, e ma non è, le cui effetti non sono ben chiari. Poi c'è questa idea appunto assurda per cui
la scienza non è certa, quindi non ha senso seguirne i dettami, perché questa è una questione, è il fallibilismo. Dire che non è certa vuol dire che potrebbe essere sbagliata. E un'altra cosa è lo scetticismo. Dice che siccome potrebbe essere sbagliata, allora non dobbiamo usarla come guida. La scienza potrebbe essere sbagliata come qualunque cosa che riguarda la conoscenza empirica, ma dobbiamo seguirla fino a prova contraria. Quindi questo è il punto. Non ci sono prove contrarie che la medicina o la fisica possano essere radicalmente in errore. E poi c'è un punto fondamentale, lo potrei mettere così, c'è una distanza, una distinzione soltanto di grado, non di principio, tra chi ha delle dipendenze forti e le persone cosiddette normali, c'è veramente una gradualità. La debolezza del volere ci riguarda tutti, chi più, chi meno. E quindi è un altro motivo in più per cui think for yourself non è abbastanza. Tutti abbiamo a che fare con dei comportamenti che non vorremmo avere, ma che di fatto abbiamo, di fatto autorizziamo razionalmente. Pensate solo al tutto il tempo che voi spendete, e anch'io, col telefono, col computer, quando invece dovremmo lavorare. Ecco, quella è weakness of the will. E in quel caso prendiamo delle decisioni sbagliate, punto e basta. E poi, questo vabbè, è un'ovvietà, però non viene mai presa in considerazione quando si insiste tanto sul pensa con la tua testa, ognuno deve decidere della sua vita, l'autonomia individuale, eccetera, eccetera. L'enorme quantità di bias cognitivi che ci condizionano nelle nostre decisioni. Vabbè, un paio sono ovvie, cioè, giusto per fare due esempi. Questo è il cruciale framing effect di Kahneman e Tversky, cioè lo stesso tipo di alternative messe in due modi diversi a persone che non sanno di statistica, portano a prendere due decisioni diverse, ma quando invece bisognerebbe per coerenza prendere la stessa decisione. Qua ci sono, questo esempio è stato fatto prima del coronavirus, dell'epidemia, ma insomma, più o meno siamo lì come tipo di problemi. Cioè, ci sono due programmi, uno che bisogna scegliere quale adottare, due programmi di policy sanitarie, uno che salverà 200 persone delle 600 che altrimenti sarebbero uccise da questa epidemia, e c'è un altro programma che invece ha un terzo di possibilità di salvarli tutti e due terzi di non salvarne nessuno. Allora, in questo caso il 72% delle persone preferisce il programma A. C'è un secondo gruppo in cui viene posta un'alternativa che è esattamente equivalente a quella precedente, ma posta in termini negativi. Invece di dire che le persone saranno salvate, si diranno che il gruppo complemento morirà. Quindi nel programma C, che è uguale, identico al programma A, si dice che 400 persone moriranno, mentre del programma D, che è identico al programma B, si dirà che un terzo di probabilità sarà che nessuno morirà e due terzi che moriranno tutte e 600. Bene, in questo caso il 78% preferisce il programma D, ossia il B. Notate, c'è una forte polarizzazione in entrambi i casi su due programmi opposti, solo per come sono presentati, uno in termini di salvezza, l'altro in termini di morte. E questo non è un comportamento razionale, ovviamente. È una famosa euristica quick and dirty, ma qui è pure molto sbagliata. Altro caso, e questo è un caso che da noi potremmo dirlo l'effetto del senno di poi, cioè dopo che è occorso un fenomeno, tendiamo a ritenerlo molto più prevedibile nei principio di quanto effettivamente non fosse. Esempio sportivo di un allenatore che fa una sostituzione e poi perde la partita, si dice ah, quella sostituzione era sbagliata. In verità, molto spesso non ci sono elementi a priori per giudicare se quella sostituzione sia sbagliata o meno, oppure si può pensare che sia giusta, però poi gli analisti, i fini analisti, a posteriori pensano di poter determinare che l'allenatore abbia sbagliato. E questo vale anche per le policies di molti tipi. Molto spesso abbiamo a che fare con l'incertezza e non sappiamo manovrare, ne parla poi Sofia, i fattori di rischio, non abbiamo un'idea. L'ultimo effetto, questo è ben noto, molto divertente, sostanzialmente siamo molto meta-ignoranti, cioè siamo ignoranti su quanto siamo ignoranti. Detto brevemente, più siamo ignoranti in un campo e meno lo sappiamo. Quindi
Quindi non siamo solo ignoranti, ma nemmeno ci rendiamo di conto di quanto lo siamo, e questo fa sì che appunto ce la spariamo grossa in molti casi, soprattutto nei campi di cui non sappiamo nulla. Questo spiega, per esempio, il fatto che ci siano così tante persone che ritengono che i vaccini non funzionano o che le mascherine non abbiano un effetto positivo, addirittura siano dannose. Le persone parlano di cose che non sanno. Questo naturalmente riguarda anche gli esperti, però, perché in effetti una volta hanno chiesto a Dunning, ma a chi si applica questo Dunning-Kruger effect? E lui ha risposto a tutti quelli che respirano. E quindi sì, tutti. Oggi c'è una qualche discussione su quanto proprio la valutazione matematica, per cui sarebbe l'ignoranza sarebbe inversamente la meta ignoranza sarebbe direttamente proporzionale all'ignoranza. Bene, questo c'è qualche distinguo su quanto valga il rapporto matematico, ma nella sostanza le cose stanno effettivamente così. Delle cose che non sappiamo, non sappiamo quanto non sappiamo, e quindi diciamo delle bestialità. E lo stesso fanno gli esperti, come quel famoso medico di Milano che ogni volta che ci arriva l'estate decreta ufficialmente che il virus è clinicamente morto, perché lui è un rianimatologo, non gli arrivano più le persone in gravi condizioni oppure che muoiono in ospedale, allora lui decreta che il virus non c'è più. In verità si sa che all'aperto c'è molto meno probabilità di contagiare la malattia, di contrarre la malattia, e quindi in qualche modo il virus si prende una vacanza, ma è tutt'altro che clinicamente morto. Quello è un caso di Dunning-Kruger in cui un esperto pretende di essere esperto su cose che non sa. Un rianimatologo non è un epidemiologo. L'epidemiologo è uno statistico, il rianimatologo è un medico, e quindi se pretende di parlare di epidemiologia con toni assertivi, dice delle scemenze. E quindi, conclusioni finali, noi siamo molto opachi a noi stessi su quali sono le cose veramente importanti per noi e sui modi per raggiungerli. Quindi questo mito della libertà individuale che dovrebbe rimanere intatta è in qualche modo molto problematico, chiaramente ha dei limiti, però bisogna evitare il rischio contrario di finire in una situazione tipo cinese in cui lo Stato prende le decisioni per tutti noi. Bisogna trovare un equilibrio tra queste due situazioni. Adesso qui continua Sofia. Allora, chiedo scusa un secondo, grazie mille Mario, veramente interessante. Prima di passare la parola a Sofia devo fare una manovretta qui di regia, quindi dov'è Sofia? Eccola, ecco Sofia. Sofia, credo che tu sia abilitata a condividere già lo schermo. Adesso provo subito. Credo di sì, vedete il mio schermo? È perfetto, grazie mille. Ok, allora grazie intanto Paola e tutto il gruppo per l'invito, è davvero un piacere discutere di queste cose e io riprendo un po' da dove ha lasciato Mario. Quindi, sul presupposto che effettivamente esistano questi limiti nell'autonomia e circa in particolare le prese di decisione, quali possibili soluzioni possiamo immaginare? E le strategie che discuterò sono in realtà strategie molto note che sono state effettivamente discusse negli ultimi anni, concentrandomi in particolare su due che hanno molti punti in comune, ma anche alcune differenze specifiche, che possiamo chiamare, sono state chiamate quelle del nudging e del boosting. L'idea di migliorare le decisioni umane, naturalmente bisogna intendersi bene su che cosa si intenda appunto per migliorare le decisioni umane. Sulla base del fatto che noi appunto abbiamo questi bias cognitivi, l'idea di migliorare le decisioni sta nel fatto che appunto si possano aiutare le persone a prendere decisioni che siano più logiche, che siano obiettive, che favoriscano i nostri reali interessi, ammesso che si possa capire quali sono i nostri reali interessi, e che siano basate su argomenti solidi o su evidenze scientifiche, in particolare nei casi che citava Mario. Inizierei dal nudging. È una teoria molto nota che essenzialmente si basa su un testo che ha avuto un grandissimo successo, che è stato pubblicato una decina di anni fa da due autori, due economisti, che si chiamano Thaler e Sunstein, e che si intitola appunto Nudge. Ecco, per Nudge, per dare una sorta di definizione, si intende qualsiasi aspetto dell'architettura della scelta che alteri il comportamento degli individui in modi prevedibili senza che alcuna opzione di scelta venga effettivamente impedita e senza cambiare in modo significativo gli incentivi economici che portano le persone a prendere una decisione o un'altra. Dunque, le premesse descrittive da cui partono questi autori sono un po' quelle che discuteva Mario prima. Le nostre decisioni sono effettivamente molto vulnerabili rispetto a bias cognitivi di vario tipo.
e sono soprattutto sensibili a come è organizzato l'ambiente in cui queste decisioni, anche quelle più importanti, anche quelle che ci sembrano apparentemente razionali e guidate in modo autonomo dai nostri stati mentali, vengono prese. In particolare, gli autori del personaggio si soffermano su tre tipi di euristiche o su strategie di ragionamento ben precise, che riprendono in realtà da Kahneman e Tversky, dal lavoro di Kahneman e Tversky. In particolare loro si concentrano sull'effetto cosiddetto di ancoraggio, che è una sorta di pregiudizio cognitivo per cui le nostre decisioni sono influenzate da particolari punti di riferimento, che sono appunto queste ancore, dall'euristica della disponibilità, che è una sorta di scorciatoia mentale che si basa su esempi immediati che arrivano alla nostra mente e determinano quanto valutiamo importante un certo argomento, un certo concetto, e poi l'euristica della rappresentatività, per cui di solito esprimiamo dei giudizi sulla probabilità generale che un certo evento si verifichi sulla base di caratteristiche che non sono propriamente razionali o che non sono quelle che effettivamente dovrebbero garantirci con buona probabilità che quell'evento si verifichi. Inoltre, un altro elemento molto importante da cui questi autori partono è il concetto di affordances, che si basa sull'idea che nel mondo esistono oggetti che hanno delle caratteristiche percepibili, soprattutto oggetti che hanno caratteristiche fisiche percepibili, ma questo si può esportare dall'universo fisico a quello mentale, che suggeriscono implicitamente agli individui quali sono le azioni più appropriate per manipolare questi oggetti. Dunque, a partire da queste premesse descrittive, Thaler e Sunstein arrivano, e questo è l'elemento più interessante del libro, a una conclusione normativa. Siccome ci sono questi bias e siccome l'ambiente di scelta è così importante, è opportuno organizzarlo, quindi agire sull'architettura delle scelte in modo da facilitare o da indurre le persone a prendere le decisioni cosiddette migliori. In questo senso, perché non include alcun tipo di proibizione vera e propria, il nudge, di solito si traduce come spinta gentile, può essere ascritto all'alveo delle teorie del paternalismo libertario, per cui viene indicato alle persone come ci si deve comportare, ma lo si fa nel rispetto almeno apparente della libertà delle persone stesse. Un esempio che si fa di solito per mostrare come il nudge può funzionare è relativo, per esempio, alla donazione di organi. La donazione di organi nei vari paesi del mondo è organizzata secondo due modelli fondamentali che di solito vengono indicati con i termini di paesi opt-in e paesi opt-out. I paesi opt-in sono quelli nei quali l'opzione di default è quella di non donare gli organi e bisogna fare qualcosa di attivo, per esempio compilare moduli per decidere di diventare dei donatori, quindi per optare per questa opzione. Al contrario, i paesi opt-out sono quelli in cui l'opzione di default è donare gli organi e chi non lo voglia fare deve appunto compilare dei formulari, eccetera. Ora, ci potremmo aspettare apparentemente che un elemento così banale come il fatto di dover compilare un modulo non incida in modo significativo sul fatto che ci sia più o meno tendenza a donare gli organi in un certo paese, ma in realtà è ampiamente dimostrato che nei paesi opt-out, quindi quelli in cui l'opzione di default è donare gli organi, le persone tendono a donare gli organi con molta più facilità rispetto ai paesi opt-in. E recentemente l'Italia, tra l'altro, ha cambiato sistema, è diventato uno dei paesi opt-in, proprio nella prospettiva che questo possa incentivare la donazione di organi. Ora, quali argomenti si possono trovare a favore del nudging? Beh, il primo, che viene spesso citato, è il fatto che avere certe opzioni di default è di fatto inevitabile, non esistono ambienti neutrali, questa è un'utopia, e quindi di fatto, se è così, tanto meglio avere delle buone opzioni di default. Non avere opzioni di default o avere opzioni di default scelte in modo casuale costringerebbe gli individui ad acquisire moltissime informazioni circa le possibilità a disposizione, con dispendio di molto tempo, naturalmente, ed energie cognitive. Ci sono di fatto degli studi, anche se sono un po' discussi, che mostrano che avere troppe opzioni a disposizione, presentate come di fatto uguali e come non appunto particolarmente differenziate l'una dall'altra, non aumenterebbe il benessere delle persone. Avere troppa scelta finisce per demotivare le persone. Il testo più significativo in questo senso, anche se è molto discusso, è forse questo saggio di Barry Schwartz, The Paradox of Choice, che ha avuto a sua volta molto successo. Ora, al tempo stesso, questo che possiamo considerare come una sorta di argomento a favore del nudging, forse, può naturalmente tradursi in elementi che non ci sembrerebbero forse così positivi. Pensiamo a un esempio classico come gli abbonamenti a cose, per esempio l'abbonamento a Spotify o l'abbonamento a Netflix o a mille altri servizi che ci vengono offerti. Ecco, il fatto che il rinnovo dell'abbonamento sia automatico di mese in mese fa sì che noi non sprechiamo tempo ed energie cognitive nel preoccuparci ogni volta di riattivare l'abbonamento.
Ma chiaramente questo non favorisce soltanto la conservazione dell'energia da parte nostra, ma favorisce anche le multinazionali o le imprese che in questo caso si avvantaggiano del fatto che appunto, siccome è faticoso smettere di, insomma, disattivare l'abbonamento, noi finiamo per non farlo, finiamo per dimenticarcene. E lo possiamo applicare un po' anche alla questione dei famosi sistemi di raccomandazione online. Pensiamo per esempio ai sistemi di Netflix che ci raccomandano la visione di certi video, di certi film. Questi possono essere, sappiamo, più o meno personalizzati, possono essere basati sulle nostre preferenze già espresse, sulle preferenze pregresse, sui film che abbiamo già visto, oppure essere più generici e basati sulle preferenze degli utenti. Ora, naturalmente, questo va a nostro vantaggio da un certo punto di vista. Ci vengono proposti quei film che hanno più probabilità di essere di nostro gradimento. Al tempo stesso, però, questo può generare, sappiamo bene, questo tipo di sistemi di filtraggio possono generare problemi molto importanti dal punto di vista della comunicazione social, come per esempio quelli del filter bubble e delle echo chambers, dove per filter bubble si intendono i meccanismi di polarizzazione specificatamente ottenuti online attraverso algoritmi di filtraggio delle informazioni che ci vengono fornite, che ci propongono di fatto sempre gli stessi tipi di informazioni in un loop. Mentre per echo chambers di solito si intendono meccanismi anche offline che, agendo simultaneamente con i meccanismi online, rinforzano via via le opinioni di partenza dell'utente. Questi meccanismi negli ultimi anni sono stati messi in relazione con fenomeni di preoccupante polarizzazione politica. Questo è un grafico, una rappresentazione grafica tratta dai lavori del gruppo di J. Van Bevel, che si occupa proprio di studiare il fenomeno della polarizzazione politica, in particolare nel dibattito pubblico americano, e che mostra in modo preoccupante come le opinioni di democratici e repubblicani nel corso degli ultimi decenni siano sempre più divergenti, per cui di fatto se all'inizio degli anni 90 c'erano ancora molti punti in comune, rappresentati dal fatto che i due andamenti di fatto si sovrappongono, via via questa sovrapposizione viene meno e anche su questioni sulle quali si pensa che tutti i partiti politici dovrebbero più o meno convergere, in realtà vediamo appunto dei margini di una divergenza molto forte. Un altro argomento, forse meno controverso a favore del nudging, è l'idea che l'ambiente di scelta possa essere progettato in modo che problemi di facile soluzione siano di fatto risolvibili, non costino troppo caro e non vengano facilitati. Alcuni esempi sono per esempio le indicazioni sulle strade britanniche che ci invitano, soprattutto invitano i turisti, a chi non vive lì, a guardare a destra e non a sinistra. Ecco, dicono Tyler e Sunstein, non c'è nessun bisogno di avere ambienti di scelta che facilitino questo tipo di errori. È giusto invece avere ambienti di scelta che non li rendano così facili. E il confronto che fanno è invece con situazioni come, immaginiamoci, la bocchetta delle automobili che viene utilizzata per fare benzina. Ecco, un problema tipico è che non c'è differenza tra le bocchette per i diesel e per le macchine invece a benzina, per cui molte persone spesso si sbagliano. Dicono Tyler e Sunstein, se ci fosse una differenza nel come è fatta, per esempio, l'imboccatura, le persone farebbero meno errori di questo tipo e questo sarebbe una cosa positiva. Come esempio positivo, diciamo, generale, possiamo parlare delle cosiddette forcing function, che sono di fatto dei constraints che vengono messi sui device di vario tipo per impedire comportamenti stupidi. Un esempio standard è quello del tagliaerba, che ha due manopole, una a destra e una a sinistra, in modo da invitare l'utente a prenderle con tutte e due le mani e a non infilare le mani in posti strani dove potrebbe evidentemente farsi male. Altrimenti, se non si mettono tutte e due le mani sulle due leve, il tagliaerba non funziona del tutto. Ora, detto questo, ci sono però delle obiezioni importanti al nudging. Naturalmente ne sono state fatte tantissime, io volevo riepilogare solo quelle più importanti. Una che viene fatta spesso è il fatto che se iniziamo da questi piccoli interventi paternalistici, pensiamo al tagliaerba di prima, non è chiaro bene dove si fissi il limite. Ora, in realtà questo tipo di obiezione può sembrare una sorta di slippery slope fallacy, per cui non è affatto detto che se accettiamo certi tipi di nudging poi ne dobbiamo accettare di molto più invasivi. Però di fatto un po' il problema esiste. Una questione che abbiamo già in parte accennato è il fatto che gli architetti della scelta potrebbero finire per sfruttare la situazione per interessi propri, come nel caso dell'esempio del rinnovo automatico dell'abbonamento. Ci si può quindi interrogare se si accettano forme di nudging, su come impostare forme di monitoraggio e trasparenza e su come si possa impostare la cosa in modo da creare degli incentivi che pungolino anche gli architetti della scelta, una sorta di meta-nudge, in modo che poi creino dei nudge che effettivamente promuovano l'interesse pubblico. Dal punto di vista metodologico ci possiamo chiedere quali sono i limiti consentiti.
Per esempio, se siamo disposti ad accettare forme di nudging che si esprimono nella forma di messaggi subliminali. Alcuni che si occupano di questi temi distinguono, per esempio, fra thinking nudges, feeling nudges e doing nudges. I thinking nudges sono quelli che comunque sollecitano il nostro sistema cognitivo, la nostra capacità di ragionare e quindi possono poi indurre a comportamenti migliori, ma comunque senza bypassare completamente la nostra capacità di ragionamento, mentre i feeling nudges e i doing nudges sono in qualche modo più subdoli, parlano alle nostre emozioni o alle nostre azioni immediate. Un tema su cui si potrebbe riflettere da questo punto di vista è se in questioni come per esempio quelle legate alla necessità di incentivare le vaccinazioni sia opportuno studiare, utilizzare strumenti come il nudging e in qualche modo bypassare le nostre facoltà cognitive, diciamo, di base per indurre le persone a comportamenti, diciamo, più virtuosi. Nell'ultimo anno sono uscite tutta una serie di articoli che mostrano un po' di... insomma, mostrano risultati contrastanti sull'effetto positivo del nudging in questo tipo di casi. Per esempio, questo articolo uscito su Nature qualche mese fa suggerisce che nudging comportamentali, come per esempio inviare dei reminder alle persone, incentivano in effetti la vaccinazione. Invece altri studi, per esempio questo di Science, mostrano effetti opposti e suggeriscono che sono invece incentivi di tipo monetario a portare le persone a vaccinarsi di più e non tanto invece i meccanismi classici del nudging. Sempre dal punto di vista dei limiti che dovremmo considerare e che sarebbe in qualche modo fanno parte di questo dibattito, c'è il fatto che ci sono dei determinati ambienti di scelta in cui invece noi vorremmo e riterremmo doveroso che l'ambiente di scelta sia il più naturale possibile, il più neutrale possibile. Un caso tipico è quello del cosiddetto Ballot Order Effect, che è di fatto un altro bias cognitivo che è stato ampiamente studiato ed è abbastanza noto, e consiste nel fatto che le persone che in una lista, per esempio una lista elettorale, stanno in cima alla lista, hanno più probabilità di essere votate rispetto alle persone che stanno in fondo. In un caso di questo genere si vorrebbe che l'organizzazione dell'ambiente di scelta, quindi la lista elettorale, sia il più neutrale possibile, che le assegnazioni vengano fatte in modo casuale, che non vengano privilegiate certe persone rispetto ad altre. C'è il diritto da parte delle persone a un atteggiamento neutrale da parte del governo. In questo caso, appunto, i limiti al nudging non consistono tanto nei metodi utilizzati, ma proprio nei contesti nei quali è opportuno utilizzare forme di nudging. Per esempio, nel caso dei diritti costituzionali, che includono per esempio il diritto di voto, la libertà di espressione e la libertà religiosa, non si dovrebbero forse applicare dei nudging. E da qui ci possiamo chiedere allora se nel caso del contesto della libertà, delle scelte relative alla salute, eccetera, ci troviamo nell'ambito di questo tipo di diritti o invece ci troviamo in un ambito diverso dove invece potrebbe essere opportuno applicare forme di nudging. Un'altra questione che viene spesso sollevata, un'altra grande obiezione, è il fatto che il nudging in realtà non permetta di migliorare o di incrementare l'autonomia del soggetto, ma al contrario la violi, dove per autonomia si intende di solito la capacità di stabilire da soli i propri fini, di scegliere liberamente, di esercitare la propria rational agency, di prendere decisioni in modo razionale, senza imposizioni esterne. Ora, si potrebbe rispondere che affermare che il nudging bypassi necessariamente la nostra rational agency significa forse restare ancorati a un concetto di razionalità che è ancora quello del soggetto ideale nella teoria della scelta razionale classica, quel concetto di razionalità che è appunto messo in crisi da quel tipo di evidenze che citava prima Mario. Non è forse necessariamente così se consideriamo la razionalità come basata su forme, per esempio, di razionalità ecologica, per cui fare scelte razionali significa invece ottenere un buon match fra le nostre procedure di scelta, le nostre preferenze, l'ambiente esterno e il risultato. Ci sono anche studi di psicologia sperimentale negli ultimi anni che mostrano come le persone, per quanto sia difficile poi generalizzare, che sono sottoposte a forme di nudging non sentano soggettivamente violata la propria autonomia, cioè dicano fondamentalmente che non si sentono violati nell'autonomia di scelta. Certo è che al fondo della teoria c'è un'immagine antropologica e un'idea di come funziona l'intelligenza umana, forse non direi negativa, ma comunque di fortissime limitazioni all'intelligenza, dicono gli autori del nudging. La teoria della scelta razionale si basa sull'idea, sull'illusione che gli esseri umani abbiano l'intelligenza di Einstein, la capacità di memoria paragonabile a quelle di Big Blue e la forza di volontà degna di Gandhi. Ecco, dicono, non è così, chiaramente ci sono dei limiti insormontabili e dobbiamo tenerne conto, gli esseri umani non funzionano in questo modo. Al contrario, la teoria del boosting si basa su presupposti, direi, antropologici un po' diversi.
Uno degli autori che più ha discusso questo tema è senz'altro Gerd Wegerenser, in una serie di pubblicazioni, tra le quali forse citerei come particolarmente importante Rationality for Mortals. Ecco, in questi testi Wegerenser esplora un'idea dell'intelligenza umana che è diversa rispetto a quella di cui parlano Thaler e Sunstein. Per cui il punto della nostra intelligenza, il punto centrale, non è tanto quello di saper processare informazioni sufficienti per rispecchiare il mondo così com'è, per cui ci sono tutta una serie di bias cognitivi che ci impediscono di farlo. Al contrario, il nostro cervello è una macchina che usa le informazioni per fare determinate inferenze. L'esempio che fa Wegerenser è quello della checkboard illusion, per cui se noi vediamo il quadrato A e il quadrato B, li vediamo inevitabilmente come di due colori diversi. In realtà, se noi eliminiamo le informazioni di contesto, ora forse non si vede bene dallo schermo, ma i due quadrati hanno esattamente lo stesso colore. Ora, qual è il punto, dice Wegerenser? Il punto è che questo tipo di illusioni illustrano che la nostra intelligenza non consiste tanto nell'abilità di riprodurre accuratamente come sono distribuiti i colori effettivamente nel mondo. Al contrario, il nostro cervello fa delle inferenze predittive. Dal momento che c'è un oggetto e che questo dovrebbe proiettare un'ombra, allora noi ci aspettiamo che i colori siano fatti in un certo modo. Ora, chiaramente a volte può capitare che ci sbagliamo, ma il 99% delle volte questo funziona. Se invece noi funzionassimo come una tabula rasa che si limita a percepire il mondo così com'è, avremmo un dispendio cognitivo molto più ampio e di fatto non funzioneremmo bene come macchine pensanti. Il fatto che facciamo errori per Wegerenser è una dimostrazione che invece noi siamo effettivamente intelligenti. Quindi le premesse descrittive sono da un certo punto di vista simili a quelle del nudging. Noi siamo sottoposti a bias cognitivi di vario tipo, siamo effettivamente scarsamente alfabetizzati a capire e conoscere cose come il rischio, l'incertezza, la probabilità e viviamo di fatto dal punto di vista fattuale in un mondo pieno di incertezze. Ma la conclusione normativa è che molti di questi bias potrebbero essere superabili e sono di fatto un sintomo della nostra intelligenza, non della nostra scarsità di risorse, e che bisognerebbe invece educare gli individui a utilizzare meglio le proprie risorse cognitive in ambiti importanti, almeno come quelli della salute, dell'economia e della digital risk competence. Per esempio, bisognerebbe imparare, questi sono i punti sui quali si sofferma maggiormente Wegerenser, a semplificare bene i problemi complessi, sulla base di una comprensione del livello di incertezza, del numero di alternative, dei dati disponibili, sapere utilizzare meglio i dati statistici, per esempio sapere qual è la differenza tra la sensibilità e la specificità di un test medico quando si affrontano, si devono elaborare informazioni di questo tipo, e invece essere educati anche a capire quando è opportuno demandare decisioni più complesse agli esperti. Un altro aspetto sul quale insiste molto è quello della capacità di coltivare una cultura dell'errore positiva. L'esempio è quello delle checklist dei controllori di volo che fanno proprio liste degli errori più comuni, più banali, invece che nascondere gli errori possibili per cercare appunto di minimizzare i rischi. Al tempo stesso un'altra cosa importante è quella di non sopravvalutare troppo i rischi, quindi non abbandonarsi al panico nei confronti dei rischi. Un esempio che fa Wegerenser, e qui secondo me entriamo in un terreno più minato anche per quello che lui vuole sostenere, è l'esempio dell'influenza H1N1, un testo questo su cui faccio riferimento, un testo del 2014, pre-epidemia di Covid, e l'epidemia più recente era questa epidemia H1N1, che credo fosse della fine degli anni 2000, se non sbaglio, che era sembrata all'inizio una grande emergenza e poi via via la cosa è rientrata. E Wegerenser sottolinea come appunto il panico iniziale ha prodotto una serie di comportamenti irrazionali. Questa psicosi da influenza suina ha fatto sì che moltissimi paesi spendessero moltissime risorse economiche per accaparrarsi più vaccini disponibili. Il risultato è stato che gran parte di questi vaccini non sono stati poi somministrati perché la gente non ha ritenuto opportuno o necessario farseli e quindi questi vaccini sono stati buttati. Il problema da questo punto di vista, noi che veniamo da un'esperienza diversa negli ultimi anni, è che è molto difficile in realtà capire a priori, senza il senno di poi, quando stiamo reagendo troppo o troppo poco. Ed è molto difficile, questo è forse un tema interessante anche dal punto di vista della comunicazione social, come si può educare all'incertezza, una cosa che sottolineava prima anche Mario, senza però al tempo stesso diffondere il panico. E un'intervista più recente di Wegerenser dell'anno scorso, in cui si fa riferimento al Covid, mostra proprio un po' i limiti della questione. Se proprio scendiamo da questa cosa, e qui poi chiudo, l'idea è che si possano implementare nei programmi scolastici forme di educazione al rischio e al ragionamento probabilistico, che vadano non a soppiantare, ma in qualche modo a incrementare le conoscenze di base che più o meno tutti gli scolari nel XXI secolo ricevono.
Naturalmente il problema, e qui sta un po' il dibattito fra queste due posizioni, e se effettivamente questi strumenti ci permettano di fare un'opera di sorta di bias degli individui, e molti da questo punto di vista sono scettici. Lo sono naturalmente Thaler e Sunstein, che sottolineano che la nostra abilità di limitare questi bias cognitivi è molto, molto limitata, e lo è anche un autore come Kahneman, che sottolinea come sia, come richieda un enorme sforzo, un enorme tempo, cercare in qualche modo di modificare il modo in cui noi pensiamo. Ci sono però degli studi promettenti in questo senso che mostrano, per esempio questo di Jonathan Baron, che è uno psicologo americano, che sottolinea come l'analogia che si fa spesso tra le illusioni cognitive e le illusioni del sistema ottico non sia in realtà del tutto appropriata, che le illusioni cognitive sono invece molto più malleabili alle informazioni top-down rispetto invece alle informazioni, alle illusioni di tipo visivo. E ci sono appunto una serie di studi che sembrano mostrare come effettivamente ci siano correlazioni fra le competenze matematiche o la capacità di critical thinking e il fatto di essere più abili a capire quali sono gli eventuali rischi di azioni terroristiche o a interpretare i dati che provengono dal mondo reale, per esempio in contesto medico. E qui ho finito, grazie. Grazie a te, Sofia, veramente interessante tutto quello che ci avete proposto. Immagino che ci saranno una serie di domande che invito a fare sulla chat, sia su Facebook sia sulla chat Zoom per i presenti su Zoom, perché, come ci eravamo detti, passerei la parola direttamente a Francesco Ferretti, che dovrei andare a trovare tra i partecipanti. Francesco, eccoti qui, anche con il nome già cambiato. Allora, Francesco, guarda, fammi fare questa operazione che consiste nel metterti in primo piano, in modo tale che posso presentarti al pubblico, ricordando che sei professore ordinario di filosofia e teoria dei linguaggi al Dipartimento di Filosofia di Roma 3, che hai al tuo attivo ovviamente una serie importante di pubblicazioni scientifiche, ma in questa sede più divulgativa mi piace ricordare che hai pubblicato anche una serie di volumi accessibili a un pubblico più largo, ad esempio penso in particolare alle origini del linguaggio umano dal punto di vista evoluzionistico, che è stato tradotto anche in francese, che quindi i nostri amici francesi potranno leggere, perché è pubblicato dall'Harnatin, Aux origines du langage humain, Le point de vue évolutionniste. Più recentemente hai pubblicato un libro sulla facoltà di linguaggio, determinanti biologiche, variabilità culturale, e stai per pubblicare qualcosa di estremamente interessante, di cui penso in parte ci parlerai anche oggi, per Carocci, l'istinto persuasivo, come perché gli umani hanno iniziato a raccontare storie. La tua relazione oggi, infatti, è intitolata Il potere persuasivo delle storie e la comunicazione umana, qualcosa che va a completare il discorso che Mario e Sofia ci hanno fatto, e vedremo nella discussione perché non voglio anticipare. Grazie mille, Francesco, a te la parola. Sì, grazie Paola, grazie a te, grazie a chi ha organizzato questo incontro insieme a te. Sì, hai detto bene, in effetti sembra fatta apposta, ma la mia relazione segue benissimo quella di Mario e di Sofia, soprattutto nell'ultima parte in cui Sofia si chiedeva un po' la domanda che poi credo noi tutti qui ci poniamo, no? Che fare? Come poter intervenire. E come adesso vedremo, la mia proposta va nella direzione della persuasione, non della retorica della persuasione, nella quale credo proprio pochissimo, poi nei fatti, ma e soprattutto nel racconto, nella storia, nella capacità di raccontare storie come uno strumento potentissimo di persuasione. Vedremo perché questa capacità è legata poi molto da vicino alle cose che dicevano appunto ma sia Mario sia Sofia prima. L'ho divisa in due parti. Una è, diciamo, il fondamento, chiamiamolo teorico, delle questioni che vi dico,
Io sono per un'idea, come adesso vedremo, naturale della persuasione, cioè appunto un istinto naturale, quello di persuadere, e casomai le tecniche retoriche si inseriscono appunto in questa via della retorica naturale che noi tutti abbiamo. E poi una seconda parte con due casi applicativi che riguardano un po' appunto una possibile risposta alla domanda che fare e come reagire di fronte anche a molte delle cose, ai bias cognitivi di cui ci ha parlato Sofia o anche molte delle cose che ci ha detto Mario. Allora, io condividerei lo schermo perché ho preparato sì, una cosa breve, non so se lo vedete. Sì. Si vede? Ok. Si vede che stai cominciando. Ecco. Ok, va bene. Allora, a parte questo, che insomma è la cosa che dicevi, sì, vi dico proprio in due parole qual è lo sfondo delle questioni teoriche sul quale poi poggio anche la questione di possibile applicazione, no, in campo pratico. Lo sfondo, come dice questo, è intanto un'idea di partenza, cioè per me la comunicazione a ogni livello, sia quella animale che quella umana, è eminentemente una strategia persuasiva, più che di trasmissione dell'informazione. C'è ovviamente trasmissione dell'informazione, ma da un punto di vista evoluzionistico e adattativo la comunicazione serve perché gli altri facciano qualcosa. Ecco, questo è detto proprio in due parole. Se questo è il tratto comune che lega sia la comunicazione animale che quella umana, il tratto distintivo di noi umani è il fatto che noi, per essere più persuasivi, quindi per avere più efficacia sul piano persuasivo, abbiamo imparato, inventato il racconto di storie come una strategia persuasiva. E poi qui c'è una cosa sulla conversazione che non so se riesco in fondo a dirlo, una cosa che mi sta molto a cuore, su cui stiamo lavorando anche a livello sperimentale, appunto nel laboratorio che tu citavi all'inizio, ed è l'idea che appunto la conversazione è di fatto una strategia che implica la reciprocità persuasiva. Quindi è un tipo di comunicazione tipicamente umano nel quale gli interlocutori provano a convincersi a vicenda. Come vedete, quindi qui il tema della persuasione è un po' il tema di sfondo dell'idea della comunicazione. Allora qui proprio io vado davvero rapidissimo, poi se qualcuno è interessato a entrare più nei particolari ovviamente sarò pronto a discuterne, ma come vi ho già detto, per me comunicare non è tanto trasmettere informazione, ma è influenzare gli altri. Qui guardate questo termine manipolare, che genera molte controversie, come potete immaginare, è tratto da questi articoli di Dawkins e Crabb, che sono un po' hanno dato avvio al dibattito, e che riguarda la comunicazione animale. Quindi questo è importante per loro: manipolazione è un termine riferibile quasi esclusivamente alla comunicazione animale. Io ho dei motivi che magari vi dirò dopo del pensare perché questo aspetto manipolativo non ha niente a che fare con la comunicazione umana, tantomeno ha a che fare con una presunta passività dell'interlocutore, che è uno dei temi che viene spesso sollevato in queste questioni. Questo già ve l'ho detto, appunto è una questione adattativa, la persuasione è uno strumento che è alla base della continuità tra comunicazione umana e comunicazione animale. Io mi occupo in generale del tema dell'evoluzione del linguaggio e delle origini del linguaggio, e quindi questa strategia di rintracciare delle linee continuità con la comunicazione animale mi è molto cara e insomma ci lavoro abbastanza su questa tematica qui. Ecco, la linea di continuità è data da questo impianto persuasivo. Resta però il fatto che noi umani abbiamo dovuto inventare una strategia più efficace. Ecco, capire perché noi umani dobbiamo essere più efficaci degli altri animali nella persuasione è un tema rilevante, sul quale dirò una parola nella parte finale di questo scritto. Quindi tutti gli animali tendono a persuadere, noi umani abbiamo dovuto fare uno sforzo in più, e questo sforzo in più ha portato all'invenzione di storie con una strategia particolarmente efficace. Qui solo per darvi
così una pillola, no, di questa linea di continuità. Ormai c'è una tradizione di studi abbastanza forte, molto interessante per me, questa della adaptive rhetoric, che è appunto lo studio delle capacità retoriche di convincimento anche negli animali non umani. È una tradizione forte che spinge verso quel carattere appunto naturale dell'istinto a persuadere come qualcosa che ci accomuna a molti altri animali. Kennedy, che è uno dei padri, dei precursori di questa idea naturalistica della retorica, vedete lì è messo in neretto, no? Dice: sembra chiaro che la natura ha incoraggiato l'evoluzione della comunicazione retorica come un sostituto degli scontri fisici. Quindi c'è un motivo adattativo importante in questo fondamento retorico della comunicazione anche animale, che è un modo per, diciamo, abbassare il livello di aggressività. Ecco, anche su questo, diciamo, un tema che mi sta a cuore e, se volete, si può approfondire. Qui un'altra cosa di Kennedy, da un altro volume che ha curato Kennedy, che mi interessa, è questa, no? Vedete, lui dice il linguaggio, speech, la verbalizzazione non si sarebbe mai evoluta se non fosse già esistita la retorica, ecco, le capacità appunto di convincimento. Questo per me, come vi dicevo, che studio l'origine del linguaggio, è particolarmente importante perché è l'idea che la retorica viene prima, cioè l'istinto a persuadere è una condizione per l'avvento del linguaggio. Questa è un po' l'idea. E questa mi avvio alla conclusione di questa panoramica più concettuale, introduttiva. Questo ovviamente è il libro primo della retorica di Aristotele, e lì c'è l'idea che ovviamente la retorica è qualcosa che si apprende, e, insomma, per noti motivi anche di ordine storico, Aristotele scrive la retorica proprio perché sia di insegnamento, le tecniche dell'insegnamento, per rendere più efficaci le strategie persuasive, ma proprio nel primo libro della retorica Aristotele sostiene che queste capacità che si possono insegnare ed apprendere di persuasione poggiano le basi su un istinto naturale e che appunto riguarda tutti gli umani. Come ha scritto Francesco Piazza nel suo libro di commento alla retorica Aristotele, riprendendo le prime righe della metafisica di Aristotele, lei sostiene appunto che tutti gli uomini tendono, tutti gli umani diremmo meglio, diciamo meglio, tendono per loro natura a persuadere, ecco, parafrasando appunto l'idea che tutti tendono per loro natura al conoscere, al sapere. Qui c'è Michael Corballis, mi piace ricordarlo, tanto per così, affetto personale e per stima intellettuale, morto ahi noi poco più di una settimana fa. E tra i suoi libri molto importanti, anche per i fini di questo nostro incontro, c'è questo sulla capacità di vagare della mente, The Wandering Mind, e nel quale scrive Corballis, come vedete qui, gli umani, se c'è qualcosa che definisce la natura umana, la loro capacità di raccontare storie e l'invenzione del linguaggio come un mezzo per farlo. Anche qui, di nuovo, c'è l'idea che il linguaggio venga inventato per raccontare storie. Quindi noi umani siamo gli unici animali, per quanto ne sappiamo, ci sono studi sugli oranghi che testimoniano delle primissime precoci capacità di racconto di storie, ma io, insomma, so dell'opinione, come diceva appunto Corballis, che la capacità di raccontare storie è il tipico degli umani al momento, insomma, di una forma della comunicazione umana. E qui, insomma, diversi studiosi, c'è Niels, che per esempio ha definito la nostra specie come Homo narrans, e altri, no? Brunner, insomma, è uno dei padri dell'idea che il nostro modo tipicamente umano di rappresentare la realtà sia attraverso il racconto di storie. Non insisto su questo, insomma. Invece mi interessa entrare qui nell'idea che le storie hanno questo forte carattere adattativo, perlomeno per due motivi. Ecco, cioè un primo motivo che
è il motivo che sta a cuore Aristotele. Cioè Aristotele sosteneva appunto che le storie sono la narrazione, la poetica, come la chiamava lui, è più importante della storia, perché la storia ci racconta quello che è già accaduto. E invece attraverso la narrazione noi possiamo ipotizzare i mondi possibili diversi da quello attuale. Quindi epistemologicamente il potere della narrazione è molto più forte di quello delle storie. Quindi c'è tutto un filone di ricerca che segue questa via, e Corvallis la seguiva in un modo molto efficace, che spingono sul carattere conoscitivo delle storie. Cioè hanno un forte proprio perché ci permettono di immaginare mondi possibili diversi dal qui e ora, cioè sono alla base della possibilità di costruire controfattuali, no? Questa è l'idea di fondo. Io invece seguo, insomma, ad una linea diversa, come vi ho anticipato, cioè penso che il vero potere delle storie è più che quello conoscitivo, o meglio, prima che quello conoscitivo, perché è ovvio che attraverso il racconto di storie noi possiamo immaginare mondi diversi da quello attuale, ma da un punto di vista adattativo, prima che quello conoscitivo, il vero potere delle storie sia quello persuasivo. Quindi le storie noi le abbiamo inventate, noi umani le abbiamo inventate prima che per conoscere, per comunicare in modo efficace e quindi per persuadere comunicando. Quindi diciamo, appartengo a questo filone di studi, qui vedete un articolo importante appunto sulla persuasione narrativa, di quegli studi che sostengono che il vero potere delle storie è quello di essere persuasivo. E perché hanno questo potere persuasivo le storie? Beh, in un certo modo perché rispetto all'altra, non è l'unica altra strategia persuasiva, ma una, diciamo, di quelle più forti, perlomeno se rimaniamo alla retorica aristotelica, cioè quella argomentativa. Le storie hanno questo particolare efficacia, cioè non rendono esplicito all'ascoltatore l'intento persuasivo che noi abbiamo. Di fronte all'intento persuasivo esplicito, chiunque reagisce. Reagisce per esempio preparando delle controargomentazioni. Le storie invece hanno un potere inibitorio di queste controargomentazioni, perché non rendono esplicito l'intento persuasivo, cioè permettono di aggirare l'intento, permettono, come vedete qui in questa bella espressione, di volare sotto i radar. Cioè io racconto la storia di qualcun altro, ce l'ho con te, voglio convincere te, ma parto da un'altra storia, pensate alle parabole, per esempio, nella religione, e io da quelle resto convinto perché non alzo le mie difese e non provo a controargomentare, riguarda qualcun altro, no? E poi il grande potere conoscitivo, io non entro per niente nelle questioni cognitive, che poi tutto sommato sono quelle che mi interessano di più a livello sperimentale, ma non ve ne parlo, ma potrebbero essere chiamate in causa o far parte del nostro progetto più comune, ma le immagini hanno queste strategie che sono, vedete appunto, inibiscono la controargomentazione, permettono l'elaborazione di inferenze, mettono in atto capacità di imagery molto forte e soprattutto permettono di vivere esperienze in modo vicario, appunto, esperienze in modo simulato. Una delle tecniche più efficaci dal punto di vista del racconto di storia è appunto il trasporto. Noi veniamo trasportati dentro una storia ed è il motivo del perché noi, per esempio, proviamo una paura impressionante guardando un film e sappiamo che è un film, ma siamo trasportati dentro la storia. Quindi sapere che stiamo guardando un film non ci basta per non provare paura. Quindi questo del trasporto è un meccanismo che, vi dicevo, noi tra gli altri studiamo anche a livello sperimentale, se volete. E potremmo, anzi, poi nella parte applicativa finale, alla quale sto per arrivare, noi abbiamo in mente di costruire anche degli esperimenti. Poi questo me ne parlerò. Con più dovizia di particolari, se avete interesse alla questione. Questo ve l'ho detto, appunto, inibiscono la controargomentazione, no? Che è il primo effetto di chi individua nell'altro un intento persuativo. Noi immediatamente
ci attrezziamo per controargomentare, prepariamo la controrisposta, no? Attraverso le storie, questo. Qui vedete, per come ve la sto presentando, c'è un po' una specie di divisione dei ruoli, no? L'argomentazione ovviamente rende esplicito l'intento persuasivo, però mette in ballo, lo vedevamo anche prima, no? A proposito di queste forme di razionalità, di certo non la razionalità olimpica, no? Ma queste forme di razionalità, noi possiamo essere persuasivi e anche molto persuasivi attraverso strategie argomentative di tipo razionale. La narrazione qui viene vista come un'altra, un'alternativa. Ci sono anche dei motivi cognitivi, eh? Quando noi impegniamo, studi mostrano che se siamo impegnati in tecniche argomentative, non abbiamo sufficiente spazio nella memoria di lavoro per utilizzare gli strumenti tipici della narrazione e viceversa. Quindi al momento sembrerebbe che queste sono due tecniche tra altre, non sono le uniche due, ma quelle insomma, sulle quali vale la pena insomma, investire di più, tutto sommato, argomentazione e narrazione per la tradizione che abbiamo alle spalle. Però, e qui vengo alla parte invece applicativa, attenzione a separare la narrazione dalla narrazione in maniera molto netta. Cioè a fini concettuali è una strategia utile, a fini quando facciamo scienza cognitiva, facciamo gli scienziati cognitivi ancora di più, perché poi nel preparare diciamo, protocolli sperimentali noi dobbiamo decidere per l'uno o per l'altro. Un articolo recente in cui si mostra quanto la forma aiuti la persuasività delle storie. Cioè, loro partono da un interrogativo, cioè il framework iniziale, come vedete qui, è che le due strategie siano tra loro separate e che tutto sommato faremmo bene nel decidere quale strategia persuasiva mettere in atto, decidere di volta in volta se raccontare più storie o utilizzare più un impianto argomentativo di tipo più logico-razionale, di puntare di più su forme emotive di trasporto, appunto il trasporto e le emozioni sono fortemente connesse tra loro, o su un piano più razionale. In questo esperimento, i ricercatori di questa hanno mostrato che combinando tra loro varie, in modo diverso, cioè forme argomentative e forme narrative, in realtà queste due strategie si fortificano a vicenda. E si fortificano a vicenda per quello che qui c'è la descrizione dell'esperimento e hanno fatto vedere appunto come si possono raccontare delle storie con un potere argomentativo più forte o più debole a seconda dei casi. Insomma, hanno mostrato un intreccio tra queste variabili, forme narrative più forti e più deboli, forme argomentative più forti e più deboli. E hanno, ci interessa questa cosa qui, ma ci interessano questi risultati. E poi un'ultima cosa che vi dico a chiusura di questo primo studio, che vedete, il primo dato è totalmente atteso, cioè le forme di trasporto nella storia sono più forti ovviamente nelle forme narrative più forti rispetto a quelle più deboli, direi ovvio, no? Cioè più, per esempio, in forme narrative nelle quali la trama, l'intreccio è molto più forte, noi siamo più trasportati dentro la storia. Il dato interessante viene dopo, cioè quando a queste forme narrative leghiamo le forme argomentative, ecco che di nuovo qui si mostra, questo per la prima volta in questo esperimento, come questo mettere insieme le due strategie potenzia le capacità persuasive. E le potenzia, questo è l'argomento più interessante forse, credo, ai nostri fini più generali di questo incontro di oggi. Vedete, questo scritto in nero, no? Dice che vabbè, le storie con argomento più forti erano più persuasive di quelle con argomenti più deboli, ma era interessante che queste strategie erano più forti soprattutto quando l'altro partiva da posizioni totalmente diverse da quelle del persuasore. Quindi è stato fatto mettendo in causa questioni climatiche, per esempio,
da appartenenti in regioni geografiche molto interessanti per questo negli Stati Uniti, appartenenti, diciamo, al mondo Trump, per intendersi. E da queste strategie persuasive che mettevano insieme argomentazione e narrazione è emerso che esattamente nei quasi, vedete, gli individui erano particolarmente scettici verso l'affermazione della storia prima di leggere la storia, ecco, i risultati erano più forti. Questo a me sembra molto interessante perché è un po', cioè, intuitivamente noi pensiamo, no, che quelli che la pensano troppo diversamente da noi, tutto sommato, è così difficile intendersi che forse non vale la pena nemmeno, diciamo, mettersi lì nell'impresa di farlo. E invece questi dati sperimentali mostrano che l'efficacia persuasiva di mettere insieme storie con argomentazione funziona meglio in quei casi in cui si parte da posizioni diverse, se non addirittura opposte. Insomma, non so che effetto vi fa, per me è stata una sorpresa e anche un tentativo di dire, beh, allora non è così insensato, no? Mettere in atto delle strategie provando a vedere se funzionano. E questo è il secondo studio che vi presento e con il quale chiudo. Questo è, vedete, è uscito su una rivista molto prestigiosa, è recentissima, del 2021, e tiene conto ovviamente di tutto il disastro Covid al quale ormai siamo abituati. E in questo articolo si analizza un fattore che noi, soprattutto noi in Italia, ma che appunto è un fattore generale, non è solo italiano, consideriamo un fattore determinato, cioè lo schieramento politico. Cioè noi pensiamo che nella scelta, per esempio, riguardo ai vaccini, che qui sono delle cose prese in considerazione, lo schieramento politico rappresenta uno dei bias cognitivi, dei pregiudizi che regolano le nostre scelte. E questo di nuovo è una... su questo c'è letteratura, quindi non che questo non sia vero. E questo è un po' il punto di partenza di questo articolo sulla psicologia delle fake news. Ma in questo articolo, di nuovo, i ricercatori hanno provato a vedere se davvero questo bias di tipo politico, in questo caso, rappresenta qualcosa di insormontabile e se è davvero il fattore determinante nella trasmissione delle fake news riguardanti, in questo caso, per esempio, il coronavirus e tutte le cose che potete immaginare legate, di cui parlavano anche Mario prima, soprattutto appunto sì nella prima parte della relazione che hanno fatto con Sofia. In questo, vedete, secondo queste prospettive, vi dico, c'è letteratura, la motivazione politica è il fattore causale principale che spiegherebbe il perché le persone cadono nelle fake news, quindi cadono e le trasmettono. Ecco, in questo è uno degli articoli, che tra molti altri, che potenzia questa idea di fondo, cioè del fattore determinante nello schieramento politico. E però in questo articolo e negli esperimenti che hanno messo in atto, questi ricercatori arrivano a una notizia che è per certi versi inaspettata. Io, per esempio, per me era inaspettata, ve lo dico in modo esplicito, e è tutto sommato anche incoraggiante di nuovo, perché l'idea che questo sfondo politico, che c'è naturalmente, però non è così, non è così impermeabile alle conoscenze. Ecco. Ora, poi, il problema di come far maturare, far arrivare a conoscenza, è stato già sollevato appunto, le persone perché possano scegliere in modo confacente, appropriato rispetto alla situazione. Questa è la questione che tutti voi, tutto sommato, abbiamo davanti, no? In questi incontri. Però questo è un risultato, se non altro incoraggiante, perché mostra che attraverso le conoscenze il fattore politico, lo schieramento politico, diventa meno importante. Cioè la politica, vedete qui, non ha la meglio sulla verità. E vi dico solo alcuni dei casi, no, che sono stati mostrati. Per esempio, a posizione dello schieramento opposto, di quelli che, per esempio,
dicono che il vaccino non è, scusate, il virus non esiste o che il vaccino è totalmente inessenziale. Ecco, di fronte alla richiesta di scegliere rispetto alla verità, alla falsità di alcune dichiarazioni rispetto al virus, si sono mostrati intanto meno radicali di quanto non erano sui social, per esempio. Cioè nella comunicazione indossano il casco e sono pronti a raccontare cose che poi, quando sono dimossi di fronte alla verità, alla falsità di alcuni aspetti, non vedono in modo così forte. E soprattutto anche nel caso appunto della divulgazione su internet, della comunicazione su internet, se erano sottoposti a degli esperimenti su cui dovevano giudicare sulla della verità, la falsità diciamo scientifica rispetto ad alcune ad alcuni caratteri del virus o dei vaccini, se subito dopo mettevano in atto la comunicazione, diminuivano del 50% la loro veemenza di tipo politico. Quindi questo mostra che certo che c'è, ma è possibile anche intervenire. Ora, poi le strategie per farlo, questo avviene a livello sperimentale naturalmente, quindi con campioni tutto sommato molto piccoli e quindi controllati. Sappiamo che da un punto di vista sperimentale questi esempi, queste ricerche ci dicono che è possibile intervenire. Come farlo nei grandi numeri è appunto la cosa che tutti noi, in un certo senso, su cui dobbiamo riflettere. Questa è ovviamente la cosa più complicata da fare, però tutto sommato io ricaverei da questi due studi un motivo non di grande entusiasmo, ma di una qualche ottimismo, se non altro, per il nostro progetto. Vi ringrazio, ho finito qui. Grazie a te, Francesco. Allora, togliamo, puoi smettere di condividere lo schermo, così ritorniamo tutti in affichaggio generale. Sì. Scusate perché non... Vedi, se ci riesci, se no ci penso io qui. Sì, non so perché non mi è più la cosa qui. Ecco, qui normalmente a questo punto dovresti aver perso il video. Ok, sì, grazie. In realtà continuiamo a vedere lo schermo. Ok, ci siamo, ritornati tutti qui. Allora, grazie mille Francesco, io sto cominciando a raccogliere qualche domanda nella chat, nella mia chat privata, ma non esitate anche a metterla nella chat pubblica. Abbiamo parlato in qualche modo, anche se non volontariamente, degli aspetti di logos e degli aspetti di pathos, in termini aristotelici, della persuasione. E quindi possiamo proseguire in maniera coerente con Isabella Poggi, che ci parlerà invece dell'ethos, che è all'opera nei processi persuasivi. Isabella, che vi presento subito, anche lei è professoressa al Dipartimento di Filosofia, in particolare professoressa di psicologia generale e psicologia della comunicazione. Ha lavorato dal 1976 a un modello generale dell'interazione sociale della mente, emozioni e con uno sguardo particolare sulla comunicazione multimodale e la sua capacità di influenza sociale. Su questo punto in particolare ha pubblicato recentemente con Francesca Delrico un volume per Carocci, Comunicazione multimodale e influenza sociale, il corpo e il potere. Isabella oggi ci parlerà di qualcosa che penso abbia a che fare con questo suo ultimo libro, e cioè dell'autorappresentazione dell'oratore come forma laterale di influenzamento nel dibattito. Grazie mille Isabella, anche per te. Ti chiedo scusa, ho una manovra da fare, e cioè ripermettere ai partecipanti di condividere lo schermo, quindi in questo momento tu dovresti poterlo fare. Bene, adesso ci provo subito. Eccomi qua. Devo capire dove andare per condividi suono anche. Ok. Ok. Ok.
ottimizzo per clip. Esatto, che si prenota. Tutto va bene. Allora, voi vedete... La parola a te, noi ti vediamo benissimo. Io adesso cerco di tenere d'occhio anche la ritrasmissione su Facebook, che per ora mi sembra sia andata abbastanza bene, a parte qualche con incongruenza tra quello che vedevo sul mio schermo e quello che appariva su Facebook. La parola a te, Isabella, grazie mille. Bene, grazie a te. Allora, io parlo appunto del dibattito politico come viene fatto, come l'ho studiato fino adesso, appunto, specialmente in TV, insomma, più che ancora di più che faccia a faccia, e quindi non ancora sui social, ma chiaramente sarebbe interessante vedere se certe alcune delle cose che vedremo qui si trovano nello stesso modo, in modo diverso nei social. Intanto, vabbè, partiamo dal fatto che io considero il dibattito politico un'interazione comunicativa in cui due o più partecipanti, cioè A e B ed eventuali altri, prendono la parola e ciascuno argomenta a favore della propria posizione, della propria opinione, della propria proposta e contro quella dell'avversario, e entrambi cercano di convincere, di persuadere il pubblico, l'audience. E di persuadere che ciascuno cerca di persuadere che la sua posizione è migliore di quella dell'altra. Quindi siamo in una situazione di una persuasione triangolata, cioè A e B che cercano tutti, diciamo, puntano su C per portarlo dalla loro parte, e poi è una persuasione competitiva proprio per questo, proprio perché ciascuno cerca di tirarlo dalla parte sua. Ora, io glisso completamente sul mio concetto di persuasione come un modo di influenzare, uno dei tanti modi di influenzare, diverso dall'educazione, dall'ipnosi, dall'uso della forza, dalla manipolazione, eccetera, e vado direttamente a così gli aspetti già trovati da Aristotele sul fatto che nel persuadere noi facciamo appunto appello al logos, cioè alla argomentazione razionale del nostro discorso, al pathos, cioè alle emozioni che riusciamo a far sentire all'uditorio e che quindi suscitano in loro poi gli scopi che noi vogliamo indurre, e all'ethos, cioè in particolare quello che Aristotele chiama il carattere dell'oratore, cioè il problema è questo, che in realtà noi siamo persuasi non soltanto da ciò che una persona ci dice, ma da chi è la persona che dice, cioè da qualcuno di cui ci dobbiamo fidare. E allora, quali sono gli aspetti della fiducia? Quali sono le caratteristiche di una persona di cui ci dobbiamo fidare? Quali caratteristiche pretendiamo? Beh, dobbiamo attribuire, se B deve fidarsi di A, deve attribuire ad A competenza, cioè deve essere A uno che sa le cose di cui che fa, perché fiducia vuol dire delegare a qualcun altro di perseguire uno scopo che io non posso perseguire in prima persona. Per esempio, io non posso fare il politico di professione, quindi do la mia rappresentanza al politico, no? E quindi io mi devo fidare di lui, ma io anche posso chiedere a una persona di, non so, curare per me la parte tecnologica di Facebook, eccetera. E in questo caso vuol dire che mi fido del fatto che lui sa fare quelle cose, le sa, non solo, ma che è anche uno che poi non porta acqua al suo mulino, ma porta acqua al mio mulino, cioè è uno che fa i miei interessi nel perseguire, nel fare questa azione che gli chiedo di fare. Quindi è uno che non ha lo scopo di nuocermi, non ha lo scopo di fare del male a me, e specialmente, per esempio, di ingannarmi, che è un tipo di male che si può fare alle persone. Ma nella persuasione politica comincia a entrare in campo una terza cosa, un terzo criterio in base al quale noi decidiamo se fidarci e affidarci a un certo politico. Oltre a benevolenza e competenza ci vuole anche ci vuole, nel senso che abbiamo visto che è considerato uno dei criteri usati in politica la dominanza. Cioè, se io ho il candidato più onesto, l'economista più esperto di tutti, ma se prendiamo, vabbè, il Mortadella, Prodi, che era uno molto onesto, molto competente,
però non c'aveva, diciamo, questa grande capacità di trasporto, in un senso diverso forse da quello di Ferretti, in effetti ha avuto vita abbastanza breve dal punto di vista politico. Quindi deve essere anche uno che sa influenzare gli altri, imporre la sua volontà agli avversari e così via. E quindi questi sono, diciamo, i requisiti che si chiedono a un politico o politicante, non so bene, che deve essere buono, bravo e forte anche. E allora questo significa che nel dibattito ogni partecipante deve cercare, siccome proprio lui non convince soltanto con ciò che dice, ma con come lui è, allora deve presentare un ethos positivo di se stesso e un ethos negativo dell'altro. E quindi deve, diciamo, elogiare se stesso, fare manovre di autoelogio, di autoincensamento suo e del suo partito, e anche mostrarsi uno forte che appunto sa vincere, sa se ha il voto dell'elettore, ne saprà fare buon uso. E d'altra parte, siccome il potere in un qualche modo è una bilancia e io posso alzare me stesso, ma anche per alzare me stesso posso abbassare te, allora può gettare discredito sull'avversario. E può fare queste due cose, mostrare la propria forza e mostrare le debolezze dell'altro, le può fare per via verbale e multimodale. Questa è appunto la bilancia del potere, per cui io posso aumentare il mio potere e posso però anche alternativamente diminuire il potere dell'altro. L'uno lo faccio con l'esibizione di dominanza, l'altro con il discredito dell'altro. Che cos'è la dominanza? Allora, chiamiamo dominanza in questo caso il fatto che A è più bravo di B, ha più potere di B rispetto a certi scopi e che ha la capacità di influenzare l'altro, cioè di influenzare altre persone. Questo perché? Perché è necessario o è utile esprimere dominanza? Allora, perché è importante che ci sia una rappresentazione cognitiva negli attori e quindi una comunicazione delle relazioni di potere. Basta che B creda che A ha più potere di B, che sia vero o no questo. La dominanza si basa anche su un bluff, su un segnale di dominanza che è un inganno, e però quando io riesco a convincere te che sono più forte di te, tu già sei fregato, perché già il fatto che io abbia dato di me un'immagine di potere già mi dà un potere. E quindi questo perché appunto già anche nei combattimenti fra animali, se uno riesce a dare l'idea all'altro che lui è più forte dell'altro, se riesce ad arruffare le piume più in alto o a mostrare un palco di corna più alto, beh, dimostra all'altro che l'altro manco magari gli conviene mettercisi, e quindi può essere questo uno dei casi in cui appunto si cerca di, diciamo, di dare quest'immagine di così forte potere di sé in modo da intimidire e scoraggiare il conflitto. Quindi diciamo che uno dei modi proprio dei politici nei dibattiti è proprio quello di cercare di mostrare la propria dominanza, mostrare, diciamo, i propri attributi, cioè mostrare di essere più forti. E come lo fanno? Lo possono fare con strategie, cioè delle serie di comportamenti comunicativi, di segnali comunicativi in una più modalità che comunicano direttamente o indirettamente degli specifici messaggi, cioè dei modi specifici di essere dominante. E queste sono appunto le strategie in generale. E queste strategie possono essere alcune molto chiare, molto evidenti, e alcune invece molto più sottili e indirette. Adesso vi do soltanto due esempi di una strategia chiara di esibizione di dominanza e una strategia invece di quelle più subdole, molto più sottili, sotterranee, ma non è detto che siano
meno efficaci. Intanto, per darvi l'idea di cosa sono le strategie esplicite e quelle sottili, sono, per esempio, quelle esplicite sono in genere strategie aggressive che si basano sull'essere imperioso, su tranciare giudizi, valutatività, sull'invadere lo spazio e il tempo, invadere per esempio il turno di parola dell'altro, fare dei gesti amplissimi, molto forti, molto eclatanti, eccetera, violare le norme, il che significa che se io le posso violare io sono al di sopra della legge e così via. E poi ci sono delle strategie che sono più sottili, per esempio il sussiego o il ridicolo e l'ironia o il totale, diciamo, desnotare completamente l'altro, cioè mostrare totale noncuranza come se l'altro non esistesse, o infine la forza tranquilla. Allora vediamo due esempi. Questo è di un dibattito di La Russa. È impossibile dire in questa televisione che è il regno della libertà, che è una fetenzia quello che sta avvenendo sui giornali, le uscite sui giornali delle intercettazioni coperte da segreto. Si può dire? Sì, è già la dire. Allora, meno male. Visto come appunto lui dà sulla voce alla moderatrice, no? Cioè nemmeno all'altro, ma al moderatore stesso. E quindi e continua. E poi naturalmente è impossibile dire in questa televisione in maniera molto molto scattosa, molto con molta tensione muscolare, eccetera, le sue mani in alto, in basso, a destra e a sinistra, con una ampiezza orizzontale, fetenzia, che è una parola anche abbastanza volgare, quindi non è soltanto una schifezza, ma anche detta in un registro che è dialettale e che quindi porta a appunto una maggiore, diciamo, aggressività anche, cioè una violazione di un codice, diciamo, di formalità nel parlato. E poi, le uscite sui giornali delle intercettazioni coperte da segreto, si può dire? Sì, è già l'ha detto. Abbiamo è meno male che l'ho detto. Ecco, questa è una strategia, specialmente di quelle aggressive. Voglio dire al dunque, qui è successo un attimo fa che Roberto Castelli ha appena cercato di dire che Scalfari tanto non vale che parli di queste cose, perché lui di aziende non ne capisce niente, non capisce niente di economia, di come si tiene un'azienda, eccetera. E allora questa è la risposta che gli dà Scalfari. Voglio dire al onorevole Castelli. Che io conosco le aziende, sa, io ne ho fatta una di azienda che adesso ha 500 giornalisti ad articolo 1. Ecco, questo è una esibizione di dominanza molto diversa. Per esempio, questa è molto simile alla cosiddetta forza tranquilla. Lui dice le cose con un parlare molto piano. Lui parla con voce bassa, abbastanza lenta, molto tranquilla, guarda in faccia l'avversario in maniera nemmeno troppo, diciamo, presuntuosa, così, in modo tale che fa pensare che lui è talmente sicuro di sé che non ha nemmeno bisogno di preoccuparsi degli attacchi dell'altro. E quindi, diciamo, non è sensibile né a paura né a preoccupazione. E vediamo invece anche qui dei casi diversi di discredito. Ecco, discredito vuol dire sporcare l'immagine dell'altro, rovinarla, cioè gettare una tacca, cioè gettare del fango sull'altro e quindi sporcare la sua immagine, dove l'immagine è l'insieme di credenze non valutative, ma specialmente valutative, che noi abbiamo di una persona, diciamo la sua reputazione da certi punti di vista. E quindi sono credenze specialmente valutative, dove per valutazione si intenda una credenza su quanto un oggetto o una persona, per esempio, ha il potere di ha una certa capacità rispetto a un certo scopo. E allora, da questo punto di vista, di nuovo, le categorie
in base a alle quali noi possiamo dire che un certo politico è manchevole rispetto a queste tre dimensioni, sono, per esempio, per la benevolenza, noi possiamo dire che quello è disonesto quando proprio ha fatto delle cose che sono, diciamo, anche passibili di imputazioni legali, che ne so, il Renzi che va da Salman, allora è solo immorale, non è detto che sia disonesto, nel senso che non è imputabile, però diciamo è una scorrettezza, eccetera. E poi la competenza, nella competenza possiamo trovare accuse del tipo di stupidità, che chiaramente è una cosa molto grave perché è considerata incontrollabile e stabile in una persona, mentre invece l'ignoranza, cioè per esempio un famoso esempio in cui Ségolène Royal smaschera certe ignoranze totali di Sarkozy durante un dibattito, e quindi l'ignoranza è una cosa da cui uno si può salvare, nel senso che basta che studi e poi l'impara. Quindi diciamo stupidità e ignoranza sono cose un po' diverse. E poi sulla dominanza uno può mostrare che l'altro è uno che non è in grado di fare di certe cose, è impotente, oppure proprio che è zero, nulla, è ininfluente. Per esempio, che ne so, il fascina chi, quando ne parlarono a Renzi, allora lui addirittura si chiedeva chi era. Ecco, questa è proprio la totale... E allora vediamo alcuni casi di, diciamo, di forme di discredito di cui l'insulto è la forma più estrema e più banale in un certo senso. Per esempio da Lema Sallusti, che dice lei è un bugiardo, un mascalzone, di Pietro Berlusconi, è un corrotto, è un corruttore, Berlusconi è su Schulz, lei la troverei ottimo come capò nei miei film sul campo di concentramento. Oppure sulla competenza Tremonti su Brunetta, che dice ironicamente è il maggiore economista italiano. Sulla dominanza, Grillo su Bersani, che dice è un morto che cammina, questo non c'è nulla di meno di meno dominante di un morto, o Travaglio su Capezzone che gli dà del maggiordomo, e così via. Ci sono state anche delle uscite su un altro criterio di valutazione che teoricamente non sembrerebbe politico, ma insomma sono state fatte anche di queste, per esempio Strada su Brunetta, che diceva che era, quando si presentò come sindaco per Venezia, era esteticamente incompatibile con Venezia, o per il giuramento gli serve il seggiolino, o il Berlusconi su Bindi è più bella che intelligente, che non sappiamo se metterla qui o metterla qui. Vabbè, la famosa culone inchiavabile su Merkel. Vediamo un caso in cui Elisabetta Casellati sta cercando di difendere Berlusconi dalle accuse di Travaglio sui suoi innumerevoli processi, e cercando di dire che in fondo anche lui però è uno che alcuni processi ce li ha intentati contro di lui. Si riferisce in realtà a certi processi, lei dice per diffamazione, dice molto lievemente, dice sì, anche lei non dice sempre tutta la verità, qualcosa del genere. E Travaglio risponde in questo modo. Facciamo una puntata sui miei processi che riguardano degli articoli di giornale che non sono piaciuti a qualcuno, non riguardano prostituzione minorile, corruzione di testimone, concussione della questura, frode fiscale per centinaia di milioni di euro, archiviata, falso in bilancio, archiviata, appropriazione indebita, archiviata. Riguardano degli articoli scritti sul giornale che non sono piaciuti a qualcuno, soprattutto perché ho criticato qualcuno. Allora, quello che ha Travaglio in questa situazione è tendenzialmente un atteggiamento didattico, che è, sì, è la discredito di quella che avevamo visto con il sussiego nella dominanza. Naturalmente le due cose, come potete immaginare, sono una un poco correlativa all'altra. Allora, qui che cosa fa di atteggiamento didattico? Il fatto che dall'inizio, per esempio, conta sulle dita e usa sempre la stessa cantilena, la stessa
intonazione ricorrente a tutti gli items della lista di imputazioni di Berlusconi che lui sta elencando. Questo è un tipico modo di fare di un insegnante, di uno che spiega e deve spiegare in maniera molto chiara. E allo stesso modo lui assume lo stesso atteggiamento quando dice, perché c'è qualcuno che ho scritto degli articoli sui giornali usando un gesto iconico, come si può fare con i bambini. Allora, tutto questo modo di segnalare è un modo di far capire indirettamente sei una stupida, in sostanza. Quindi devo spiegare a te le cose come si spiegano ai bambini. Vediamone un'altra di Formigoni. Che in cui ha governato ha fatto di decine di leggi ad personam. È una vergogna. Ora è chiaro, per esempio, il processo Mills, che c'è stato fatto gravissimo di corruzione dei testimoni. Ecco, voi dovete soltanto guardare la faccia di Roberto Formigoni, che se la guarda a Margherita Hack, che era maggiore astronoma italiana a quel tempo e casualmente si era presentata per Rifondazione Comunista contro Berlusconi, eccetera. E lui se la sta guardando con questo sorrisino, che vedete che è un sorrisino ironico, perché è un sorrisino asimmetrico in cui gli angoli delle labbra non stanno esattamente allo stesso livello tutte e due. E quindi questa è una forma di compassione ironica. Quindi compassione, quando uno compatisce qualcun altro, vuol dire poverino. E dice poverino ironicamente, ma facendogli appunto pat un poco sul capino, come facendo capire che poverina, che vuoi che ci capisca lei di politica. Ecco, poi ci stanno altri casi che vabbè, forse non c'è tempo segnalarli. Di andare verso la conclusione. Okay, d'accordo, andiamo verso la conclusione. Ci siamo, esatto, niente. Erano questi soltanto i casi. No, i casi sono dei casi in cui uno basta però un commento facciale, li chiamo io. Cioè semplicemente una smorfia che uno fa, o non so se avete presente gli occhi al cielo che fa Salvini molto spesso, o ancora più spesso Cacciari faceva molto, molto, quando appunto si mostrava insofferente di tutto quello che diceva l'altro, eccetera. Ecco, questi sono dei piccoli, piccoli segnali, apparentemente molto piccoli, ma che dicono un mondo dietro e che dietro discreditano l'altro. Prego. Finito. Non sento più, non ti sento più. Sei ancora mutata, Paola. Allora, grazie mille Isabella e davvero grazie a tutti, perché mi sembra che abbiamo un panorama abbastanza completo di tutta una serie di questioni che sono probabilmente a monte, ma era proprio questo lo scopo del nostro discorso sui social. Io ho raccolto già diverse domande e diverse intenzioni di fare domande. Quindi forse comincerei da Edoardo, che ha chiesto di fare qualche domanda, mi ha detto che ne ha un paio, se non ho letto male. Poi c'era Sofia, poi posso leggervi alcune domande di Luca e di Giorgia, se non vuole farle lei personalmente. Invito tutti gli altri a rispondere e a fare domande, ma invito anche i nostri relatori a prendere la parola se volessero intervenire e aggiungere qualcosa a quello che ha risposto dagli altri. Quindi cominciamo con Edoardo. Sì, grazie, mi sentite? Sì. Innanzitutto volevo ringraziare tutti e quattro, perché sono stato realmente incollato a sentire tantissime cose interessanti. Naturalmente posso fare solo una o due domande, perché il tempo è di tutti, e allora sceglierei di fare una, come dire, una possibilità di interlocuzione con Francesco e una domanda sempre a Francesco, perché sono collegate essenzialmente su questo. Da un lato trovo molto interessante, sì, che i buoni argomenti
funzionino meglio dei cattivi argomenti, anche in un regime di persuasione implicita, cioè narrativa, che non potrebbe non essere basata sugli argomenti, no? Però lo trovo interessante, ma al tempo stesso non mi sembra che ci se ne debba stupire, perché l'argomento buono, cioè uno stato di fatto da cui si può dedurre o inferire una certa conclusione, è comunque positivo. Quello che è negativo in sede di persuasione è la riconoscibilità dell'intento persuasivo. Allora, non è l'argomento in sé ad essere disomogeneo rispetto alla persuasione. L'argomento in sé è oggettivamente persuasivo, ma se presentato come argomento, cioè con riconoscibilità dell'intento persuasivo, allora sì, l'argomento non funziona, ma non perché è un argomento, bensì perché è riconoscibile l'intento persuasivo. Quindi sembrerebbe di poter dire, esatto, la cosa migliore in assoluto per persuadere non è né un atto linguistico senza riconoscibilità dell'intento persuasivo, ma senza buoni argomenti, né un buon argomento di cui sia riconoscibile l'intento persuasivo. Il top è un buon argomento di cui non sia riconoscibile l'intento persuasivo, e cioè mascherato dentro una narrazione, appunto. Finalmente torna tutto, mi sembra che quello che hai presentato risulti poi estremamente, quasi conclusivo, ecco, da questo punto di vista. Poi invece avevo una semplice domanda, ed è: i risultati più forti ottenuti proprio con i più scettici, cioè con quelli che partono da posizioni più distanti. Quello che si intende è che i risultati sono più forti in assoluto, cioè i risultati migliori come punto di arrivo, oppure sono più forti nel senso che ci sono dei maggiori scostamenti dal punto di partenza, perché in questo secondo caso sarebbe più banale, cioè chi è più distante può più facilmente, diciamo, ha ancora un margine di avvicinamento talmente grande che anche avvicinandosi poco rispetto al totale comunque fa più strada di chi era già quasi dove sei tu. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, ma, tanto grazie per questa domanda, Edoardo. Sì, in effetti la situazione è quella meno forte, cioè del risultato, quindi sì, hai ragione, però comunque, diciamo, è un risultato, mi sembra un punto da cui partire, ecco, rispetto all'atteggiamento di dire ma io non ci parlo neppure con chi ha delle posizioni così per me stravaganti e opposta alle mie, insomma, mi sembra un punto da cui partire. La cosa che dicevi invece, la prima questione che sollevavi, il commento che facevi, ovviamente sono d'accordo, quella è la strategia migliore in assoluto, ce lo provano soprattutto l'applicazione dell'impianto narrativo alla divulgazione scientifica. Lì è fortissima l'evidenza, perché se noi parliamo per esempio di condizioni, cambiamenti climatici, in termini, diciamo, di buone argomentazioni, hanno un'efficacia che però è qualcosa che è proiettata nel futuro, non c'è immedesimazione nel problema, no? E questo invece no, ci sono stati studi che mostrano invece l'efficacia quando io ti racconto quelle cose raccontandoti che, per esempio, io nel posto dove andavo prima a pescare, per una questione che riguarda l'innalzamento delle acque o riscaldamento delle acque, non ci sono più insomma, se la metto in forma narrativa, quel piano argomentativo diventa ovviamente molto più convincente. Poi c'è il fatto che, per me, che vedo la narrazione appunto come uno strumento naturale di comunicazione, non come una strategia che dobbiamo acquisire, non c'è la possibilità di distinguere narrazione e argomentazione. Questo è, diciamo, è un artificio di analisi concettuale, ma nella comunicazione noi sempre siamo implicati su quel piano narrativo, che ovviamente non può fare a meno del piano argomentativo. Però si può scegliere su quale fare più leva, no? Di volta in volta, questo sì, e questo anche intuitivamente noi lo facciamo, non è che ci riflettiamo molto, ma magari mentre raccontiamo un aneddoto mentre stiamo argomentando, no? E questo ci aiuta, sì, di gran lunga. Grazie. Grazie a te. Grazie mille. Francesco, io mi inserisco, prima di dare la parola a Sofia, in questa discussione, un po' per portare proprio perché risponde direttamente a quello che stai dicendo, Francesco, e che mi permette anche di portare un po' la domanda, una delle domande fatte da Luca Gasparri.
Allora, tu dicevi che è molto difficile distinguere narrazione e argomentazione. In linguistica, in analisi del discorso, si parla di sequenze, per esempio, e non di discorsi, che siano argomentativi o che siano narrativi. Però fa giustamente osservare Luca, e questa è una questione sulla quale anche con Edoardo e con tutti i membri di Olindi noi ritorniamo molto spesso, che nel linguaggio ordinario esistono tutta una serie di strutture che permettono di veicolare in maniera implicita, anche quando si faccia un'argomentazione, permettono di veicolare in maniera implicita contenuti, e di questi contenuti si può dire che siano contenuti che in sé contengono una narrazione. Cioè una posizione che dà per scontato, no? il giovane delinquente di lunga data fatto questo, dà per scontata tutto il racconto sulla delinquenza della persona, in qualche modo non fa solamente un'azione di non si limita a veicolare un contenuto implicito, ma quel contenuto implicito è un contenuto intrinsecamente narrativo. Quindi Luca voleva avere il tuo parere su questo. Io credo che insomma noi siamo piuttosto d'accordo, ma volevamo un po' vedere come la vedi tu, cioè questa pervasività della narrazione anche dentro le strutture più comuni del linguaggio. Sì. Beh, intanto ovviamente sono d'accordo, sono piani diversi di analisi, no? Questa, quella di, diciamo, della forma espressiva, che non è soltanto, come tu hai detto giustamente, espressione, ma è anche, diciamo, condizione. È quello che una volta si chiamava appunto un paradigma concettuale di riferimento, cioè io sono dentro quell'insieme di strutture, di valori, di interpretative che non sono soltanto l'espressione, sono anche una condizione poi del mio modo di pensare, di agire, di interpretare i fatti. Quindi questo è senz'altro giusto. Questo però per me pertiene a quello che per me, quando faccio scienza cognitiva, è, per così dire, un piano di superficie, che ovviamente superficie non è una espressione di valore, che è un valore di superficie, ma è la condizione lì dove le cose avvengono, a quel piano dell'espressione, e come il piano espressivo ha effetti sul piano concettuale, cioè sull'organizzazione dei nostri pensieri e del nostro schema di credenze. Io mi occupo di un piano che considero, ripeto, non è una valutazione di ordine appunto di merito, di un piano più profondo, che è il piano cognitivo, e io mi occupo dell'elaborazione di questi fatti. Cioè per me il piano narrativo è un piano primariamente del pensiero umano, cioè noi pensiamo narrativamente, cioè noi abbiamo un cervello narrativo che ci permette, anche quando osserviamo semplicemente qualcosa, di inserire quel qualcosa che guardiamo all'interno di un racconto, di una storia. È impossibile fare altrimenti. Il linguaggio, come diceva Corballis in quella citazione che ho letto, viene dietro, cioè serve poi tanto per comunicare agli altri queste mie forme di pensiero e per esprimerle attraverso la comunicazione. Questo piano espressivo poi, come tu hai appena detto, non è soltanto espressivo, perché ha un effetto di feedback, quindi ritorna e rimodifica il piano delle credenze. Però ecco, terrei distinti, di nuovo solo per un'analisi concettuale, questi piani, quindi che sono, io da maledetto cognitivista quale sono ormai da troppi anni, penso che il pensiero preceda l'espressione del pensiero e che quindi il pensiero preceda il linguaggio. Questa è proprio una cosa che mi porto dietro da quando ero ragazzetto e discutevo con Tullio De Mauro e tutta la tradizione di chi sostiene che invece noi non avremmo, e Felice Cimatti, che è un mio carissimo amico, che la maggior parte di voi conosce, che invece continua a essere dell'idea che se non avessimo la lingua che abbiamo non avremmo forme di pensiero. Ecco, su questo, ma insomma, ma però come potete immaginare, si può andare avanti all'infinito a discutere su queste cose. Ecco, io non credo che il piano espressivo sia soltanto espressivo, hai fatto bene a... Su questo sono, diciamo, totalmente in accordo con te, con Luca. Cioè il piano espressivo interviene nell'organizzazione del patrimonio di credenze, di valori che noi abbiamo, e quindi poi è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti quando affrontiamo questioni come quelle che abbiamo di fronte. Però più in fondo e alla base di questo c'è il piano cognitivo, che è un po' la condizione del piano espressivo.
Grazie mille. Allora io passerei la parola a Sofia che voleva fare due domande. Non so bene a chi vuoi fare. Sì, grazie. Io avevo in realtà una domanda per Francesco e una per Mario. Non so se posso farle tutte e due o se non c'è tempo, dimmi tu. No, fallo per carità. Allora, a Mario volevo chiedere, in relazione soprattutto alla sfiducia nella scienza da parte dei Novax in generale, ecco, mi sembra che ci sia chiaramente una serie di persone che non si fidano della scienza in generale e fanno propria l'idea del pensare con la propria testa, eccetera. Però mi sembra che poi ci siano in realtà molti che, forse la più parte direi, che non è che non si fidano della scienza in generale, perché citano sempre i loro scienziati, citano scienziati alternativi, per cui l'obiezione che poi fanno a chi accusa di non credere nella scienza è sempre no, ma c'è anche Montagnier o una serie di altri che comunque scienziati sono, che hanno opinioni contraddittorie. Quindi in questo caso il problema mi sembra quello del come capire quali sono gli esperti di cui ci dobbiamo fidare e come distinguere fra l'opinione della comunità scientifica nel suo insieme e quella invece di poche persone che hanno posizioni eterodosse che forse non andrebbero seguite. Mi sembra che un po' la stessa cosa ci sia anche nel dibattito sul cambiamento climatico. Ci sono forse il 2% degli scienziati che non crede al cambiamento climatico e chi non crede nel cambiamento climatico cita sempre questi 2 o 3 scienziati. Mi sembra che forse siano meno quelli che in toto dicono no, ok, la scienza la rifiutiamo nel suo complesso. E questa posizione mi sembra un po' più insidiosa forse di quella di chi dice proprio non credo nella scienza, perché lì, vabbè, insomma, spero siano pochi e forse c'è anche meno margine di insomma, di dialogo. E magari faccio direttamente anche la domanda a Francesco, così poi mi taccio. Mi interessava anche a me molto l'articolo che hai citato alla fine, quello sul rapporto tra opinioni politiche e tendenza appunto a essere più o meno impermeabile alla verità. È molto interessante la cosa che dicevi, mi chiedevo però se ci sono differenze in base al tipo di opinione politica che uno sostiene o in base al suo partito di riferimento, se ci sono quindi partiti politici, opinioni politiche in cui le persone che afferiscono a quell'area sono più permeabili alla verità e altri invece no. E mi viene in mente gli studi di, non so se conosci, Leor Smigrod, che è una psicologa che si occupa di psicologia dell'ideologia, e sostiene nei suoi lavori che ci siano proprio alcune persone che hanno tendenza a credere in posizioni di tipo ideologico e che quindi facciano poi più fatica ad adeguare le proprie credenze, diciamo, agli update, alla verità, eccetera, mentre altre che a volte abbracciano altre posizioni politiche, per cui c'è una correlazione forse tra partito politico di riferimento e questa tendenza alla posizione ideologica, altri invece sono più permeabili, quindi vabbè, volevo capire meglio se è per tutti la stessa cosa oppure ci sono anche delle differenze interne. Grazie. Vado? Sì, naturalmente hai ragione. Tuttavia credo che sia più una differenza di superficie quella tra quelli che dicono non crediamo nella scienza e quelli che dicono sì, crediamo nella scienza, ma questo scienziato non viene ascoltato, eccetera, perché il meccanismo è esattamente lo stesso. Pensare che la scienza è un meccanismo ingranato nel turbocapitalismo, per cui da una parte ti impone verità, eccetera, dall'altra mette a tacere quelle poche voci all'interno della scienza che si ribellano al sapere imposto. Quindi non è tanto diverso. Se fai, per esempio, una volta ho visto uno che ha postato, mi ha chiesto l'amicizia, me lo sono tenuto, perché intanto me l'ha andato a vedere, perché è proprio un Novax, cioè quello non crede a niente, eccetera. E mi ha fatto una lista di 11 grandi scienziati che sostenevano tesi, tipo l'epidemia è molto meno grave di quello che si dice, eccetera, eccetera. E poi me li sono andati a vedere. Uno, per esempio, è un premio Nobel giapponese. Ho detto, vedi questo, vai a vedere, poveretto, non l'ha mai detta quella cosa. È una leggenda metropolitana che ormai è diffusa e non si ferma, naturalmente. Cioè, loro quindi che dicono? La sostanza è che non ci credono. Per confermare i loro dubbi sulla scienza, usano scienziati che secondo loro sono tra i pochi che sanno opporsi a questo grande complotto. Ecco, credo che in fondo sia più, normalmente sono confuse queste persone, magari pensano di credere alla scienza, ma in verità non è credere alla scienza ogni volta andare a cercare qualcuno che ti conferma le tue ipotesi, che vengono smentite dal 99% della ricerca scientifica, ecco. Grazie Mario. Io avevo, prima di passare la parola a Francesco e cambiare un po' argomento, avevo 2 domande rapidissime su questa questione, no, della fiducia nella scienza. Innanzitutto, una in parte riguarda anche i discorsi che fa Francesco. L'idea che la scienza sia in questo meccanismo integrato nel turbocapitalismo l'abbiamo ereditato da una grande storia proposta proprio dal capitalismo, il quale faceva un'equazione tra
democrazia, capitalismo, consumo, progresso scientifico, e che ci ha presentato questa storia in maniera estremamente capillare attraverso tutta una serie di canali. Quindi l'idea che a questo punto opporsi al capitalismo voglia significare anche opporsi alla scienza, purtroppo può anche essere vista come una reazione a questa storia, che in qualche modo ha dimostrato un po' di essere traballante. Parlo proprio di macro storia. Sul mito della certezza, sul mito della scienza, io trovo che ci sia anche, questo parlo non per scienza giustamente, ma proprio per esperienza personale, anche una delusione a monte, cioè alla scienza viene verrebbe chiesta questa certezza. È ancora molto frequente deludere le persone quando gli si dice che la scienza non produce certezza. E probabilmente è questa delusione rispetto alla capacità della scienza di incarnare, di proporre verità, che è alla base della sfiducia e quindi poi a catena di tutto quello che segue. Però penso che accettare l'idea che le persone, che la maggior parte delle persone si renda conto che la scienza non produce certezze e non produce verità, sembra già una visione. Io non l'ho detto questo. E distinguerei tra verità e certezza, questo è fondamentale. Cioè, io penso che siano, questa è come il fallibilismo vede la questione. È possibile, è molto probabile che alcune delle visioni scientifiche in cui crediamo siano vere. Ciò non vuol dire che sono certe, non abbiamo mai una dimostrazione di certezza. Tuttavia possiamo pensare che molte di queste siano vere. E di fatto, per un atteggiamento pragmatico o pratico, noi dobbiamo comportarci come se lo fossero, perché dobbiamo scegliere le migliori, non solo con la scienza, anche in altri ambiti, le migliori, quando le credenze sono molto ben fondate, dobbiamo trattarle come vere, sapendo però che poi potrebbero risultare false. Questo è il fallibilismo. Quindi distinguere verità e certezza in modo molto netto. Certamente noi possiamo avere delle verità. Io penso che effettivamente il vaccino, che l'epidemia esista. Poi dopo, che sia certa, si può immaginare un mondo incredibile in cui non è una certezza e quindi non era una verità. Però questo, l'onere della prova è a chi lo nega. Questo è il punto fondamentale, a chi è l'onere della prova. Assunto che le verità scientifiche possono essere false, e questo si concede, non è che per questo le possiamo dismettere, l'onere della prova è a chi vuole dimostrare che non sono vere, questo dico, questo è il senso. Ok, e tu pensi che nel senso comune questa consapevolezza... No, certo che non c'è neanche persino nel... Secondo me non ha fatto neanche tanto male il ministro Speranza, anzi ha fatto abbastanza bene, però a un certo punto sono uscito che di fronte al fatto che gli scienziati all'inizio della pandemia non capivano proprio le coordinate della questione, gli dice no, la scienza ci deve dare certezze. Non te le può dare, niente te le può dare, è il mago Telma ti può dare le certezze, ma la scienza no. Grazie Mario. Scusa Francesco per l'interruzione, ma portavo alcune questioni. E se puoi rispondere alla domanda di Sofia? Ok. Non mi funziona bene il mouse, scusatemi. No, nessuna scusa, anzi, prima di rispondere a Sofia, un paio di cose su questa cosa che ovviamente è importante. Sono d'accordo con quanto dice Mario, a parte sulla questione della certezza. Ma sulla cosa iniziale, sulla risposta che ha dato a Sofia, vale a dire, chi dice ci sono anche questi due scienziati che dicono questo, non lo fa per, diciamo, un amore della scienza e dire ma la scienza è molteplice, c'è questo e quest'altro, ma di fatto lo fa contro la scienza. La scienza è un'impresa di una comunità, non è un affare di uno o due persone. Se la comunità scientifica anche con le discussioni, con tutto quello che c'è stato, ma marcia in una certa direzione al momento, è di questa che dobbiamo fidarci al momento. E io non capisco come tirar fuori dal cilindro due scienziati che la pensano diversamente possa invalidare questa cosa qui, cioè nel senso che qual è il criterio per dire che quei due scienziati la sanno più lunga della comunità scientifica? C'è un metacriterio?
Cioè, quando Cacciari, l'ho visto recentemente, ha tirato fuori appunto la storia che ci sono due che invece non la pensano come la comunità scientifica, quale criteri ha lui per dire che quei due, soltanto quei due, hanno più ragione di quello che la comunità scientifica sta dicendo in questo momento? Magari è anche vero, sarà vero in futuro, ma sarà vero solo se la comunità scientifica riconoscerà in futuro che quei due hanno ragione. Ma al momento non abbiamo nessuno, non so appunto quale potere magico, in quale situazione di metagiudizio si ponga qualcuno che tiri fuori dal cilindro due scienziati, se non quella di aver trovato esattamente quei due che la pensano come lui, e allora per questo quelli sono più forti degli altri. Ma questo mi sembra un argomento del tutto fallace, no? Perché mai dovrebbe essere questo? Scusate la parentesi, ma mi sembra sì che appunto Mario abbia ragione quando dice chi lo fa questo non lo può fare in nome della scienza, lo fa in nome di una sua propria convinzione personale. E per quanto riguarda Sofia, no, non conosco quella ricercatrice che mi dicevi, e molto volentieri me la vado a guardare. Con Ines Adornetti, che purtroppo oggi non è potuta essere qui presente con noi, ma stiamo studiando queste cose qui, e per esempio studiamo la mente del cospirazionista, che ha a che fare con queste cose che dicevi tu. No, non la conoscevo. In realtà in quello studio, per rispondere in modo più preciso alla tua domanda, no, non si fa distinzione tra varie appartenenze politiche valutando, ma mi sembra una cosa interessante che potremmo fare, perché ci potremmo mettere noi a fare, diciamo, esperimenti di questo tipo, studi sperimentali, non esperimenti di questo tipo, per valutare cose come queste, perché secondo me hai ragione, c'è una forza. E lì valutare casomai l'impatto o il controimpatto rispetto alla forza politica, misurandola attraverso l'impatto dell'adesione politica o dell'adesione ideologica, questo potrebbe essere una cosa molto interessante da fare. Hai ragione. No, in quello studio che io vi ho molto brevemente presentato, no, non c'era questa come variabile di studio. Grazie Francesco. Allora, io qui ho raccolto, e penso che facciamo questo giro e poi andiamo verso la conclusione, una domanda di Giorgia, che penso sia indirizzata a Giorgia Manaioli, che sia indirizzata a Francesco, una domanda di Isabella e una domanda ad Isabella. Quindi c'è anche una domanda di Donata Ferito. Io inviterei le persone che sono presenti a fare direttamente loro la domanda. Quindi Giorgia, se vuoi intanto rivolgere la tua domanda. Sì, mi sentite? Mi sentite? Ah, ok, c'è il ritardo. Okay. Allora, sì, volevo rivolgere questa domanda al professor Ferretti, diciamo in maniera diretta, ma indirettamente, insomma, è aperta a tutti. Intanto la ringrazio per l'intervento, ringrazio anche tutti gli altri. Volevo chiederle se vi siete mai occupati o può dirci qualcosa circa la persuasività delle espressioni figurate, in particolare pensavo alle metafore, ovvero nella loro capacità di creare immagini, scene, dei frame, per dirla con Fillmore, possono essere considerate come storie nelle storie, quindi una sorta di metanarrazione, e di conseguenza questo può renderle particolarmente efficaci nella persuasione, perché nella loro capacità di costruire, appunto di creare queste immagini mentali, tali immagini funzionano un po' come delle evidenze e quindi come degli stati di fatto più probabili e più convincenti. E tra parentesi aggiungo che questo secondo me avviene nel caso delle metafore in maniera implicita, spesso convenzionale, convenzionalizzata, sì, però non esplicita, quindi si aggiunge anche il livello di implicitezza. Grazie. Sì, no, grazie, la domanda è più che interessante, io sono più che interessato alla questione, li vedo come, più che come delle metanarrazioni, li vedo come strumenti di persuasione all'opera nelle strategie narrative a vario livello. Mi interessa in particolar modo questo riferimento alla costruzione di scenari, all'attivazione di processi immaginativi che le metafore, come è noto, mettono in atto
Noi adesso stiamo studiando la comprensione di storie nei ciechi congeniti, perché partiamo dal presupposto che lì proprio questa capacità di costruire scenari attraverso l'immaginazione e attraverso l'uso di metafore possa avere qualche difficoltà. Non lo sappiamo perché nessuno l'ha studiato, e anche perché nel caso dei ciechi c'è l'idea forte, prevalente, che dal punto di vista del linguaggio non abbiano alcuna difficoltà, cosa diciamo riscontrabile da chiunque si relazioni con un non vedente. Tuttavia noi, siccome appunto pensiamo, anche per i motivi che lei diceva appena adesso, siano coinvolte la costruzione di scenari e la produzione di immaginazione, in particolar modo visiva, come accade nella comprensione? In almeno alcune forme di espressioni metaforiche pensiamo che lì ci siano delle difficoltà, però ecco, siamo all'inizio di questo studio, abbiamo costruito il protocollo e siamo proprio all'inizio della somministrazione, quindi ancora non lo so. Però ha ragione lei che questi aspetti abbiano un carattere forte e che questi meccanismi metaforici abbiano un forte valore persuasivo, soprattutto perché attivano l'immaginazione e la costruzione di scenari, che come è noto ha un valore importante da questo punto di vista. Grazie mille, Francesco. Allora, io direi che forse possiamo passare la parola a Donata Ferito, la quale può fare una domanda, immagino, a Maria De Caro, dopodiché io farò ad Isabella la domanda che lui ha per lei e lascerò Isabella fare le sue domande. E poi possiamo andare a conclusione. Donata. Sì, salve a tutti. Vorrei fare una domanda al professor De Caro. Prima nel suo intervento mi era sorto questo dubbio. Quando ha parlato dell'onere della prova, mi è venuto in mente quindi che nel momento in cui, nella maggior parte dei casi, quindi noi per non negare una credenza, quando non neghiamo una credenza e quindi l'assumiamo, lo facciamo per evadere l'onere della prova e quindi per non sovraccaricare e non assumerci questa responsabilità, facciamo un atto di fede nel credere a questo punto alla scienza, perché appunto le persone che invece poi la mettono in discussione, per le persone che fanno questa cosa poi sopraggiunge l'onere della prova di cui ha parlato, e quindi poi ovviamente diventano fallaci le tesi che portano, perché non le dimostrano. Quindi volevo chiedere questo. Dunque, l'onere della prova è una questione epistemica che riguarda tutte le credenze che abbiamo. Ben raramente noi testiamo direttamente le credenze che abbiamo. Non so, se un linguista, che ne so, Paola, mio o Edoardo, mi danno una spiegazione dell'origine di una certa parola, io, avendo fiducia in loro, la assumo come mia. Non è che lì ho una convinzione, io mi fido di loro, si chiama testimonianza, no? La giustificazione per testimonianza è comunissima. La maggior parte delle nostre credenze le crediamo perché crediamo che qualcuno che me le ha comunicate sia autorevole nel suo campo. D'accordo? Questo è il punto principale. Vale anche per le credenze scientifiche. Se la comunità, nella grandissima parte della comunità scientifica, mi dice che c'è un virus di un certo tipo, è razionale accettare l'idea, sempre con l'idea, con naturalmente con la riserva che potrebbe essere sbagliata. Sono io che devo andare a cercare la giustificazione, è la comunità scientifica degli esperti. Questo vale sempre. Chi nega quella credenza ha l'onere della prova, perché non ha a che fare con me, ha a che fare con la comunità degli esperti che ritengono che stiano così le cose. Capito chi ha l'onere della prova? Chi va contro la comunità degli esperti. Talora accade che chi va contro la comunità degli esperti abbia ragione. Per esempio, il povero Boltzmann si suicidò a fine 800 perché nessuno credeva nell'esistenza degli atomi. Aveva ragione lui contro la comunità scientifica. Però appunto queste cose si sanno a posteriori. E i casi di Boltzmann non sono così comuni. La cosa razionale è credere, a meno che non si abbiano forti evidenze contrarie, credere in quello che gli esperti in ogni campo ti dicono. Altrimenti, se dovessimo mettere in questione le parole degli esperti nella vita che conduciamo, moriremmo dopo 12 secondi. Semplicemente, noi ci fidiamo continuamente degli esperti nei diversi campi, dove un esperto può essere anche un operaio che mi dice: guardi, non prenda l'ascensore che è un po' pericoloso. Fine, io non la prendo. L'esperto è lui in quel campo. Ok, grazie.
Prego. Grazie Mario. Allora, ad Isabella la domanda di Luca e poi ti lascio rispondere e fare le tue domande. Allora, la domanda di Luca, tu ci hai parlato di ethos in termini di espressione della dominanza e della benevolenza rispetto a un sistema di valori e anche di discredito dell'avversario rispetto allo stesso sistema di valori. Ora, Luca osservava che proprio in tempi di filter bubbles, di parcellizzazione dei sistemi valoriali, probabilmente si assiste anche a una parcellizzazione dell'ethos e a una disgregazione, lui parla di perdita di un orizzonte di ethos condiviso, che fa sì, per esempio, per venire a due esempi di personalità politiche, che se Bill Clinton ha quasi perso, si è quasi giocato la presidenza su uno scandalo sessuale, in epoca di Trump questo argomento è comunque nella bolla di Trump, questo argomento è assolutamente irrilevante, proprio perché si tratta di un terreno, un dominio completamente diverso. Quindi la domanda di Luca è: si può dire che la polarizzazione del dibattito pubblico sia anche in qualche modo la perdita di un orizzonte di ethos condiviso che vale per tutti allo stesso modo? E quindi quanto questo rientra nelle analisi che tu fai, cioè se avete preso in considerazione questa dimensione di un ethos comune, che però non è comune. Dunque, io non so se ho capito bene la domanda, ma io direi, è chiaro che se noi valutiamo in base a così dei canoni, i canoni sappiamo benissimo che possono cambiare, possono essere diversi, e quindi anche i canoni morali, etici, eccetera, o anche estetici, possono cambiare da una volta all'altra. Quello che ci interessava a noi non era tanto capire esattamente quali erano i tipi di valutazioni, quelle positive, quelle negative, che cosa era positivo, cosa era negativo. Prima di tutto ci interessava vedere in quale forme, quali forme anche linguistiche e appunto di segnalazione corporea queste cose vengono esplicitate. Come vengono esplicitate appunto in maniera esplicita, ma nemmeno non sempre così esplicita, in certe volte appunto in modi tremendamente indiretti. Quindi quello che ci interessava era più andare a tanare quali sono le nuance, le sfumature dei modi in cui vengono espresse queste cose. Poi quali cose se vengano espresse non è che ci frega molto, però quali specifiche, però ho l'impressione che nella valutazione in generale le valutazioni sui politici siano su queste poche cose, 3-4 cose, che sono cose molto generali all'interno, per esempio, della competenza. Poi può essere, che ne so, diventare più grave in una situazione l'ignoranza scientifica, in un'altra situazione l'ignoranza su che ne so, i poemi di Dante o cose più umanistiche, eccetera. Però la competenza comprende questi tipi di cose. Non so se ho capito, se ho risposto alla domanda. Adesso vediamo se Luca ci manda segnali. Per me è abbastanza chiaro. Vuoi intanto fare... No, la mia domanda no, era soltanto una domanda di chiarimento, perché siccome Edoardo dice sì, allora in certi casi appunto è un buon argomento, questo non è un buon argomento. Volevo chiedere a lui e a Francesco che cos'è per voi un buon argomento, cioè se ci sono, se vi attenete a particolari definizioni, quali eventualmente appunto date da chi, che cos'è un buon argomento? Quando è che un argomento è buono? Francesco, a te la precedenza, sei il relatore. Ah sì, va bene. Sì. Dunque... Un argomento è buono quando è efficace sul piano persuasivo, quindi io la metterei proprio molto semplicemente qui.
se la domanda è per capire cosa distingue un argomento da una narrazione, beh, abbiamo degli, diciamo una tradizione alle spalle che ci garantisce in questo, sì, no? Sì. Ovviamente il carattere inferenziale e raziocinante del piano argomentativo, quell'altro ha a che fare con quegli elementi che riguardano, come dicevi anche tu, no? A proposito dell'oratore, con il piano delle emozioni e con una struttura espressiva che ha delle proprie peculiarità. Per esempio, per dirne una, il ruolo del personaggio, il ruolo del finale, che hanno caratteristiche diverse da quelle della chiusura di un argomento in una derivazione, per esempio, nella dimostrazione, non dico necessariamente di un teorema, ma di una certa tesi. Quindi diciamo, abbiamo modi formali per distinguere un buon argomento distinto da un cattivo argomento. Io la metterei proprio sull'efficacia causale. Sì, se partiamo dall'idea che la comunicazione è in primo luogo una forma di convincimento dell'altro, e quindi la comunicazione implica che l'altro non solo comprenda ma accetti, ecco, quindi quando qualcuno accetta quello che noi diciamo abbiamo prodotto un buon argomento, una buona strategia persuasiva. Quindi è l'effetto. Sì. Quindi lo devi misurare in termini di effetto, come psicologia sociale, cose del genere. Sì. Cioè non c'è una qualità intrinseca dell'argomento. No, lo escluderei, sì, hai colto il punto. Non c'è proprio nessuna caratteristica intrinseca, perché a volte un buon argomento è semplicemente guardare negli occhi qualcuno in un certo modo. Quindi non c'è una caratteristica, però l'effetto c'è, ecco. Partirei dall'effetto, perché è quello adattativamente fecondo. Francesco sta parlando dal punto di vista della persuasione, naturalmente. Cioè, in teoria dell'argomentazione, non so, per Perelman, Olbrecht, Titeka, la definizione è un'altra, perché un argomento è buono se è valido, cioè se è valido razionalmente, quindi se ne può legittimamente dedurre la sua conseguenza. Però io sono d'accordo con Francesco che questo gioca un ruolo soltanto fra i teorici dell'argomentazione, oppure anche fra noi quando ci poniamo in un atteggiamento molto professionale. E forse si può aggiungere, quindi d'accordo, l'argomento buono per la persuasione è quello che conduce alla conseguenza voluta. E mi va di aggiungere, perché va, insomma, è ricamare su quello che diceva prima Francesco, che lo stesso argomento può essere nudo o vestito. E cioè, per l'esempio che faceva Francesco prima dei pesci va bene, no? Tu puoi, un buon argomento è se si riscaldano le acque, certe piante nutritive non trovano più l'ambiente giusto, quindi periscono, e allora periscono gli animali che se ne cibano. Ecco, se tu lo dici, questo è un argomento in teoria dell'argomentazione e preserva la verità, diciamo, in maniera, nei passaggi, e però può essere un cattivo argomento perché le persone neanche riescono a raffigurarsi qual è la conseguenza. Se invece tu dici, sono andato al lago di Bilancino e con questo caldo non c'è più nemmeno un pesce, allora l'argomento sotto è lo stesso, solo che è vestito di narrazione, e allora può diventare un buon argomento, nel senso che adesso diceva Francesco, a cui io mi allineo volentieri. Aggiungere una cosa però, d'accordissimo su questa analisi, però non esistono soltanto argomenti validi deduttivamente, perché naturalmente questo ha un'applicazione pratica scarsissima. Esistono argomenti validi dal punto di vista adduttivo e argomenti validi dal punto di vista abduttivo, cioè l'invenzione di ipotesi. Lì cambiano i criteri di validità, naturalmente hanno a che fare soprattutto con la probabilità, eccetera. Questo perché è interessante poi tirare un nesso tra, cioè sono due componenti delle argomentazioni che vanno tenute presenti, anche delle argomentazioni antimemiche, tipo quello che dà un'occhiata, che significa, senti, dato questo, questo e questo, devi fare questo, e quello significa l'occhiata, no? È una sorta di ragionamento condensato, però non tutti sono deduttivi, questo dicevo. Quindi se poi dobbiamo vagliare la validità di un ragionamento oltre alla sua persuasività, bisogna vedere che tipo di ragionamento è e se deduttivamente, induttivamente o abduttivamente è corretto o almeno plausibile. Sì, hai ragione Mario, ma appunto l'argomento è proprio... Sì, non parli più.
Sei muto? Francesco, sei muto? Sì, grazie. No, dicevo che ha ragione Mario, ma appunto gli argomenti retorici non hanno la forza deduttiva dell'argomento, diciamo, analitico, e quindi sì, è a partire dalla distanza tra questi due argomenti che poi si misura poi l'efficacia, no, sul piano persuasivo, appunto. E aggiungerei, c'è un discorso di pertinenza, no? Cioè, un buon argomento è un buon argomento anche a seconda della persona che si vuole persuadere, e quindi e nel contesto e della sua sensibilità. Quindi un buon argomento non esiste a prescindere, ma esiste in un contesto relativamente a un obiettivo di persuasione, quindi che si misura in pertinenza. È importante valutare se un argomento pretende di essere deduttivo o meno. La maggior parte dei nostri argomenti raramente sono deduttivi, riguardano il futuro, la probabilità, sono induttivi, abduttivi. Lì si può essere persuasivi o meno, corretti o meno, quindi è complessa la questione. Non basta vedere se è deduttivamente valido, questo intendevo dire, al di là della sua persuasività. Ok, allora siamo arrivati alle 2 e alle 14:30, quindi direi che possiamo fermarci qui. Vi ringrazio anche perché non dimentichiamo che, insomma, siamo solo all'inizio non solo di questa serie di incontri, ma anche, spero, di una discussione un po' più frequente e regolare tra Roma 3 e Lille, dovrebbe proseguire sotto forma di progetti comuni. Quindi mi limito a ringraziarvi davvero per la pazienza, la presenza, la partecipazione, l'entusiasmo e soprattutto la vostra competenza. Do appuntamento per un Indinuma alle 16:30 alla discussione che Gabriele Marino, che è qui con noi, premodererà con Massimo Airoldi, presentando il libro di Massimo Airoldi. Vi dico grazie davvero, direi che possiamo interrompere il live su Facebook e salutarci 2 secondi in privato prima di andare ognuno a mangiare. Grazie mille.